Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento dell'incontro del Mediterraneo, dedicati questa volta sempre all'interno dei 10 anni delle primavere arabe. Questa serata facciamo un approfondimento sulla situazione della Tunisia. Il programma, come voi avete ricevuto, insomma comunque vedete dalla cartolina, prevede adesso la proiezione di un filmato che si chiama, il nome è La via del ritorno, che è la storia di un immigrato di ritorno. Poi lo vediamo e lo commentiamo con gli autori di questo filmato, che sono Giovanni Colmone, che è presente, Matteo Garavaglia, che invece interverrà a distanza da Tunisi, José Hassan Olgado. E poi ci sarà, insomma, loro hanno fatto il filmato e quindi ne parliamo con loro. E poi è presente anche Majidi Karbai, che è un onorevole deputato dell'Assemblea legislativa tunisina. Poi dopo ci racconterà, insomma, perché ultimamente ci sono stati dei cambiamenti. E sempre da Tunisi interverrà più tardi in Arianna Poletti, che è una collaboratrice sempre di questo gruppo. Però adesso, prima di dare inizio al filmato, vogliamo ricordare una persona, Maurizio Pulici, che ci ha lasciato un anno fa, e quindi era anche lui un socio, uno dei promotori dell'associazione Michele Pulici, e quindi credo che, insomma, sia giusto e doveroso un ricordo che farà Enrica qui di fianco a me. Buonasera. Infatti, un anno fa, il 24 dicembre, ci ha lasciato Maurizio, che è stato uno dei fondatori di questi incontri del Mediterraneo, socio fondatori, e che ha lavorato per tanti anni con noi, soprattutto nel settore scuola, visitando delle scuole, delle classi di alunni, dai più piccoli agli studenti delle scuole superiori, e portando tutta la sua passione, l'interesse e questa voglia di modificare un po' le condizioni anche della cultura scolastica nei confronti di certe tematiche, di certi problemi che rimanevano molto in secondo piano, se non addirittura sconosciuti. E quindi è con grande rimpianto che lo ricordiamo. Però tenendo presente che la sua figura, il suo grande carisma ci ha accompagnato per tanto tempo in un viaggio così difficile ancora oggi da realizzare, soprattutto nella nostra scuola italiana, che non è ancora proprio matura in questa direzione. Grazie Enrica. Grazie. Un'altra piccola così citazione. Allora, noi abbiamo voluto dedicare questa serata, che va diretta in streaming su Icaro TV, quindi ci sono delle persone che se la stanno guardando da casa, a Lina Benmenni, che è una giovane attivista per i diritti umani tunisina, che purtroppo anche lei è deceduta un anno fa, credo, mi sembra, e che noi abbiamo avuto ospite nel 2016 qui a Rizzone, sempre ai nostri incontri. Ed è stato sicuramente un ospite gradito e i suoi interventi molto interessanti. Bene, io adesso, poi dopo continuiamo la nostra serata, direi di guardarci il filmato per poi commentarlo e allargare la discussione. Sì, ma sta. Chile. Taliani bustus l'awl mahatta. 7 كيلومتر يعني ما عندكش علاش تمشي من كل على ساعتي وضعية خايبة، ما فما حتى شيء في تونس ما يشجعك حتى شيء، خلوني نخدم وتبدا الوضع يعني باهي والعلف رخيص وكل شيء رخيص، رني ما نحرقش، نرميش روحي على الموت، راك في على 4 لوحات باش نوصل لإيطاليا غادي، ولا ناس بايعة ذهب أمها، ناس بايعة ما نعرفش أرض، ناس بايعة باش تحرق باش توصل يخرج من البلاد لهنا باش يلقى روحه في تونس من بعد. Yeah.
انا في سي ام في في اجريجنت وخرجينا الوسط البحر ما نعرفش علاش خايفين يا اخي العباد باش تهرب من سي ام في ولا الله اعلم كل واحد عنده واحد في فرنسا واحد في ايطاليا واحد في المانيا على الاقل باش نجمو نتعداو لهم. Estate 2021. Hamed e i suoi compagni sono bloccati sulla nave quarantena, in attesa di conoscere il proprio destino. Fanno parte delle migliaia di tunisini che sono sbarcati sulle coste italiane negli ultimi mesi. A 10 anni dalla cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, la Tunisia rimane un grande punto di domanda. Il percorso di transizione democratica è ancora in corso. Le condizioni economiche e sociali, rivendicate allora con forza dalla popolazione, non sono cambiate. Anzi, la Tunisia vive da tempo una crisi finanziaria senza precedenti. Il tasso di disoccupazione è in crescita. La crisi sanitaria di Covid-19 ha messo in ginocchio il paese e lo stallo politico rischia di minarne il futuro. Dix ans après la révolution, les jeunes, surtout dans les quartiers populaires et les régions de l'intérieur, connaissent une vraie dégradation de leur situation économique et sociale. En termes de taux de chômage, en termes de pauvreté, en termes d'accès aux ressources, aux politiques publiques, aux services publics, aux biens publics, etc. Per cambiare il proprio futuro in Tunisia, o si manifesta o si parte. Sono state le proteste di massa scoppiate in tutto il paese lo scorso 25 luglio contro il governo che hanno portato il presidente della Repubblica, Kais Saied, a sospendere le attività del Parlamento e sciogliere il governo. Nel solo 2020 sono stati oltre 12.000 i tunisini che hanno raggiunto le coste italiane, numeri che non si vedevano da tempo. Alle partenze e agli arrivi si sono aggiunti i morti in mare. Sono centinaia le famiglie che da anni o mesi aspettano notizie dai propri cari. On arrive à des taux de 40% des jeunes disent penser toujours à l'immigration. Leur rêve est brisé, leur vie ne vaut rien. Hein. Et l'absence de perspective, c'est l'absence de toute possibilité, opportunité de changer, hein, d'accéder à l'emploi, de fonder une famille, de se marier, de réaliser des rêves, absence de perspective de mobilité, parce que ces jeunes sont aussi entravés dans leur mobilité, à l'intérieur d'abord du pays, puisqu'ils sont entravés dans des quartiers populaires, ils sont entravés dans des régions de l'intérieur. Vogliamo aiutare con la cooperazione allo sviluppo, ma allo stesso tempo chi arriva dalla Tunisia verrà rimpatriato, perché essendo un paese nella lista dei paesi sicuri, le persone non scappano da guerre o da persecuzioni. Un passo indietro, estate 2020. Le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio arrivano a margine della visita ufficiale a Tunisi del 17 agosto con il presidente Saied e il primo ministro Hichem Meshishi, accompagnato dalla ministra degli interni Luciana Lamorgese. Con loro ci sono i due commissari europei Ylva Johansson e Oliver Vareli. Dall'ottobre 2019 la Tunisia è stata inserita dall'Italia nella lista dei paesi sicuri. In sostanza, per Luigi Di Maio, i tunisini devono essere rimpatriati sulla base della nazionalità e non della propria situazione personale. L'obiettivo dell'incontro è proprio questo: aiuti economici alla Tunisia per il controllo delle frontiere in cambio del ripristino dei voli di rimpatrio. 11 milioni di euro saranno dati dal Viminale alla Tunisia per il controllo delle sue frontiere marittime. Il ministro degli esteri Di Maio e la ministra dell'interno Lamorgese sono volati a Tunisi per ribadire la linea del nostro governo: aiuti alla Tunisia in cambio di un impegno serio per bloccare... Quello che è successo nell'estate del 2020 è ancora da chiarire. Noi abbiamo fatto da ottobre in poi una serie di domande. Le risposte che abbiamo avuto sono incoerenti, sostanzialmente. Dal lato tunisino, il Ministero dell'Interno ci ha fornito una tabella con una serie di strumenti, di navi, eccetera, eccetera, per un corrispondente, diciamo, più o meno di 11 milioni. Dal lato italiano, invece, la risposta in questo periodo, cioè a ottobre, era quello di dire che nessuna negoziazione era stata fatta. I mesi passano e il patto di agosto sembra funzionare. Dopo la visita, i rimpatri sono stati oltre 1.700. In questa storia all'apparenza chiara e lineare sorgono però dei dubbi. È veramente il Viminale ad aver finanziato questi 11 milioni? E soprattutto, possiamo veramente parlare di accordo come annunciato a mezzo stampa? Gli attori in campo sono tre: il governo tunisino,
il Viminale, la Farnesina. Per oltre un anno le versioni ufficiali delle istituzioni coinvolte si contraddicono a vicenda. La tabella di spesa fornita dal governo tunisino non ha mai trovato conferma, mentre il Viminale ha confermato a più riprese la non esistenza di un accordo. Ma perché quindi il 17 agosto viene dato tutto per fatto? Che cosa si nasconde dietro a questo accordo fantasma? L'opacità attorno ai contenuti dell'intesa è stata sciolta solo dalla Farnesina con una nota verbale, ottenuta in esclusiva dopo diversi accessi agli atti e mancate risposte. Il 20 novembre l'Italia si impegna a finanziare la Tunisia in cambio di precisi risultati in materia di riammissione e controllo delle frontiere. Un impegno formalizzato nella firma dell'intesa tecnica del 9 dicembre 2020 tra la Farnesina e l'UNOPS, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi e i Progetti, un organo dell'ONU con sede anche a Tunisi che ha tra i suoi obiettivi l'aiuto allo sviluppo locale e il sostegno ai giovani e alle donne. Il contenuto dell'accordo è 8 milioni di euro per la rimessa in efficienza di 6 motovedette già in possesso della Guardia Costiera tunisina. Un'intesa talmente opaca che è stata necessaria una valutazione dei rischi da parte dell'ufficio dell'ONU, preoccupato della sua reputazione nel relazionarsi con la Guardia Costiera in materia di gestione dell'immigrazione illegale e di possibili richiedenti asilo. La soluzione? Invitare le autorità tunisine a non violare i diritti umani. بين المرة بين المرة الأولى اللي وصلت فيها والمرة الثانية اللي وصلت فيها خرجت زاد خرجت وشديت البحر مشيت ست سوايع وشدوني في البحر جاء الحرس البحري نتاع صفاقس وشدونا يعني نخير نموت وما نروحش لتونس ما تروح لتونس زادوا بالعذاب بالعذاب بالضرب ضربونا يعني ضربونا يعني ضرب سادة مش ومن الساعة من نصف النهار سايبونا 9 نتاع الليل واحنا في المنطقة سخانة اش تعرف انتي واحد Sollecitati più volte nei loro uffici di Tunisi e tramite diverse email, UNOPS ha preferito non rispondere. Lo stesso hanno fatto il Viminale e il Ministero degli Interni tunisino. L'Italia costringe la Tunisia a essere una guardia costiera o anche essere il poliziotto della frontiera e questo noi come parlamentare non l'accettiamo. L'opacità attorno all'intesa del 2020 non è un'anomalia, ma è la prassi alla base delle relazioni tra Italia e Tunisia sulla questione migratoria. Relazioni che hanno un inizio ben preciso, il 1998, quando Roma e Tunisi trovano l'intesa per regolare i rimpatri e gli ingressi tra le due sponde del Mediterraneo. Negli anni, a ogni picco di sbarchi, si sono susseguite intese tecniche, dichiarazioni congiunte e note verbali. Il dizionario delle relazioni tra Italia e Tunisia è ampio e confuso, e anche capire chi può controllare e discutere i contenuti di questi accordi è complicato. È necessario rivedere questo accordo, perché un accordo è stato stipulato nel 1998 sotto un regime di dittatura, in cui in quel momento solo l'esecutivo ha il diritto di decidere e ha il diritto anche di firmare. Adesso siamo in una Tunisia in cui c'è il regime democratico. Se un accordo influisce sui diritti delle persone e su anche le libertà delle persone, deve essere discusso in Parlamento. العباد اللي تحب تمشي كل ديجا موتها فهمت اللي ماشي كل معناها سيء قلبه مات ويحب يمشي شاق بحر ما عادش خايف فهمت يقول لك يا نحميهم معناها نخرج نمشي لبلاد اخرى باش نلقى حمايه معناها دوليه وكذا فهمت هذا هو السبب اللي خلاني نخرج Hamdi Masous è originario di Susa, è sposato e ha due figli a carico. È arrivato in Italia per chiedere la protezione internazionale, perché la sua vita era minacciata, ma sostiene che dopo il suo sbarco nessuno ha ascoltato la sua storia. Hamdi non è l'unico tunisino ad aver palesato questa difficoltà. Anche molti suoi connazionali hanno espresso diverse criticità durante il loro percorso in Italia. Un percorso circolare, che nel giro di pochi mesi li porta a sbarcare a Lampedusa e a tornare in Tunisia. Hotspot, navi quarantena, centri per il rimpatrio e riconoscimento consolare all'aeroporto di Palermo prima del volo verso Enfida, a un'ora e mezzo da Tunisi. Sono queste le tappe di chi viene espulso. Nel mezzo,
una serie di documenti firmati, la mancanza di adeguate forme di traduzione per farsi capire e la difficoltà ad accedere a un'informativa legale e alla richiesta di protezione internazionale. Oggi la quota dedicata ai tunisini è di 80 rimpatri a settimana. Gli aspetti più critici sono spesso appunto una sospensione dei diritti che di fatto è funzionale alla possibilità di procedere nei tempi più rapidi possibili alle procedure di espulsione riempiendo queste quote. Qualunque sia la situazione, quindi ci troviamo appunto con potenziali richiedenti asilo che vengono espulsi, con minori che potrebbero essere espulsi, con valutazione praticamente assente delle situazioni individuali. In realtà c'è un problema reale che la Convenzione di Ginevra di fatto sancisce che non è sulla base della situazione del paese si valuta il diritto o meno di avere una forma di protezione internazionale, ma è sulla storia individuale. Anni fa, vittima di una ritorsione, l'abitazione di Hamdi è stata incendiata. La sua famiglia non era presente al momento del rogo, ma da lì in poi non si sono più sentiti al sicuro. Per Hamdi, l'unica alternativa per dare un futuro migliore a sua moglie e ai propri figli è stata quella di partire. شنو تحبني نقول لك معناها اكثر منك ما شديتش عمري ما شديت دقيقه اني حابس في تونس مشيت عديت 3 شهور و10 ايام حابس في ايطاليا في ترابني هزونا البلاصه ما نعرفش كبانيا صفراء كي تشانترو كله اصفر ما فماش فروشات ما فما حد شيء فما جرالي في القاع كيما قلت لك الماكله يحطوا فيها الدواء تاكل منها ترقد منها وضعي معناها كانت خايبه شويه فهمت حتى طبيب ما فماش دوكيمون صححنا ليه في ترابني صححنا فيه وما قريناش ما يخليكش حتى تقرا تصحح فيه هذوما اللي تعلمتهم غادي في شهرين ونص قالوا انه يقريونا غادي لكن ما يقريوناش قرينا وحدنا معناها ترحيل يدخلوا عليك الاربعة الخمسة تاع الصباح تخرج تطلع في الكار تمشي للمطار تقابل القنصل التونسي يسهلك معناها كيفاش مشيت وقتاش مشيت قداش من واحد معاك ما مات حد وطلع روح القنصل ها عبارة بوليس في بيرو في النهار معناها بتاع حقرة من با حتى يغزر لك معناها لبس مرايات معناها شمس طلعنا في الطيارة روحنا كأنك ما مشيتش وصلنا غادي تعب انسان تعب الرسم تعب ومع زيد الطياره وكل شيء قال لي تحرك تكركر في ساقيك انت شنو تحرك اخي قلت له تعب يعني شنو قال لي تنجي نقسمهم لك ولا باللغه هذه تنجي نقسمهم لك تطوري تتحرك بالسيف يعني اللي في تونس يعملوا كذا المعامله ديك يزيدوا يكروك في البلاد يعني كي جيت خارج من المطار خزرت العون قلت له راني والله لا ما نعاود يعني ما نعيش فيها تونس بالمعامله هذه بتاعكم مش نعيش فيها ولا بالرسم يزيد يكرهك فيها تونس La Tunisia è anche il paese dove oggi il dibattito attorno alle violenze della polizia è ripreso con forza. Abdel Razek non è il solo ad essere stato picchiato e umiliato dopo il suo ritorno. Violenze, pestaggi e arresti arbitrari si sono registrati a gennaio 2021 nei quartieri popolari di Tunisi, ma anche in altre città del paese, quando sono scoppiate manifestazioni per rivendicare maggiori diritti. A giugno, un giovane di 15 anni è stato denudato dalle forze dell'ordine a Sidi Hassin, alle porte di Tunisi, a margine delle proteste legate alla morte sospetta di un ragazzo in una stazione di polizia. Durante le manifestazioni che hanno portato al terremoto istituzionale del 25 luglio, sui social e non solo sono rimbalzate le immagini di arresti violenti e arbitrari. Dall'inizio dell'anno, 2000 persone, 2000 giovani arrestati nell'arco di 2-3 settimane, senza processo, con casi di torture, casi di trattamenti inumani e degradanti. Nous sommes en train de vivre des dérives qui menacent soit l'expérience démocratique, mais aussi qui annoncent un petit retour de l'état policier. Parce qu'on le voit aujourd'hui. On le voit dans la criminalisation des mouvements sociaux, on le voit dans la criminalisation aussi dans la lutte contre la migration, on le voit dans les comportements de l'appareil policier aujourd'hui, on l'a vu en janvier dernier lors des manifestations. Il n'y a pas de chose, où est la démocratie, où est les droits de l'homme, il n'y a pas de chose, comme je vous ai dit, les gens qui sont en train de se faire en Tunis.
عندك اكتافك وعندك باش تقاوم، لا تشد بلاستك وتخدم، وعندك شكون يعاونك، وعندك شكون في الدوله يخدم يتكلم عليك، لا تسلك امورك، زوالي ما عندك حتى شيء. انسان ما عنده حتى انسان يتكلم عليه راهو يمشي في العفس. La Tunisia oggi è questa, un paese che vive diverse crisi strutturali e che non conosce il proprio futuro. Il tasso di disoccupazione nazionale sfiora il 20%. Nell'anno della pandemia il PIL è crollato di 9 punti percentuali e all'orizzonte si profila un nuovo prestito, da 4 miliardi, del Fondo Monetario Internazionale. Questi non sono semplici numeri, ma segnali di futuri tagli alla spesa pubblica, già duramente colpita negli ultimi anni e soffocata dalla corruzione. Tagli che avranno effetti anche sul futuro già incerto delle nuove generazioni. بالحق ماني بلاد ماني ما لقيتش فيها حقي، ما لقيتش فيها حقوق لصغاري. خليهم يحرقوا، خليهم، خاطر ما فماش عمل لهنا باش يعيش متعذب كيما تعذبنا احنا. ماني فهمت، تصور عاد شي نخدم في الدور نهاري ب 30 دينار. ديجا حكينا فيها بكري، يعني نحي دخانك كذا وكذا كذا كذا، فروحك معايا امي يعني نصرف عليها وكل شيء. قعد شي باش تصور فيهم 30 دينار، تخلص ماء ذو تاكل تشرب تلبس، نجم تعمل حتى شيء. La precarietà interna della Tunisia continua a scontrarsi con la visione esterna che si vuole del paese. L'Italia e l'Europa vedono Tunisi come un luogo sicuro per stringere accordi migratori e di sicurezza. Lo dimostra lo scambio di note verbali del novembre 2020, dove si fa riferimento a un ulteriore finanziamento di 30 milioni di euro per il biennio 2021-2023. Lo dimostra anche l'Unione Europea con la commissaria agli affari interni Johansson, che punta a siglare il primo accordo di partenariato strategico con Tunisi, in cui rientrerà il controllo dei flussi migratori irregolari. Ci è sembrato in effetti che la commissaria agli affari interni non sapesse che ci fosse per esempio un processo di giustizia di transizione in Tunisia, che è fondamentale quando vai a incontrare i poliziotti. Ricordiamocelo, sono persone che hanno ucciso, torturato, fatto sparire delle persone durante la dittatura, che appartengono alle forze di sicurezza. Ora, io sarei molto felice che la nostra commissaria agli affari interni, visto che viene a relazionarsi con il suo omologo qui, conoscesse anche, insomma, l'esistenza di questo processo di giustizia di transizione, che è fondamentale, insomma, per il paese e per capire anche con chi stai facendo affari, no? باش نرجع مرة أخرى؟ لين يكني الحوت. يكني الحوت على غالب هذاك عمري عمري باش نرجع. ومش كانين يروا الكل تشوف فيهم راهو اللي يروح لهنا لتونس راهي كلها باش تعاود. كلها. هذاك ولد عمي الدار هذيك غادي ولد عمي يروحوا به معايا، حرق معايا وروحوا به معايا. وباش يرجع زاد. لما تشوف يعني كيفاش الأم تتوجع يعني أكثر مني يمكن. يعني نروح لتونس تتوجع اكثر مني. نهار اللي سمعت بيه روحت صار فيها مسكين. مالك يا رزوق؟ لاباس يا وليدي يا عزيز، يا مانتك الدنيا بلا بيك الظلام. يا وليدي يا عزيز والله العظيم، والله الدنيا بلا ولدي الظلام، والله ربي يجيبك في الصواب يا عبد الرزاق، راني عليك دنيا واخره يا عبد الرزاق. يا وليدي ربي يحل في وجهك يا وليدي يا عزيز، ميتك ميت يصبح وعشية يا وليدي، والناس الكل معاك، الناس الكل تربي لك ربي، الناس الكل يدعو معاك، والناس الكل ربي يعلم يا وليدي، والله اللي يطلبني الكل فاشيل لك وكل يدعو. Bene, intanto per commentare, discutere, insomma aprire la nostra serata, inviterei qua intanto gli autori di questo filmato, Giovanni Culmone, Youssef Hassan Olgaro. Dobbiamo stare un po' stretti, altrimenti la telecamera non ci... qua. E poi inviterei anche alla mia destra Majidi Karbai, il nostro onorevole
del Parlamento tunisino. Allora, io in attesa, intanto chiederei agli autori che hanno raccontato delle storie, ma sicuramente sono delle storie fra tante storie. Ecco, voi per fare questo filmato avete un po' girato per lungo e per largo, come si dice, la Tunisia, insomma, no? Quindi quanto sono rappresentative queste storie della realtà attuale della Tunisia? Chi vuole rispondere, vedete un po' voi. Buonasera a tutti e grazie dell'incontro. Ci teniamo a dire che questo lavoro è stato realizzato prima del 25 luglio, giorno in cui un po' è cambiata la storia, la cronaca, l'attualità della Tunisia, soprattutto dal punto di vista politico. Sì, queste sono due storie di molte, perché lo scorso anno sono stati circa 12.000 i cittadini tunisini che hanno cercato di arrivare in Italia, molti dei quali sono stati rimpatriati in questa via del ritorno che noi abbiamo cercato di raccontare con questo lavoro. E la difficoltà di un lavoro del genere è proprio anche quella di scegliere, no, le storie da raccontare e di dover rinunciare a raccontarne altre. Quindi Hamdi e Abdel sono due ragazzi con delle storie simili per alcuni aspetti e differenti per altri, ma che raccontano un po' la situazione di stabilità sociale della Tunisia del 2021. Abdel, nello specifico, è un ragazzo che vive nell'entroterra di Mahdia, che è un po' al sud della Tunisia, in un villaggio, possiamo dire, rurale, che ha provato più volte ad arrivare in Italia, è stato rimbalzato, possiamo dire così, in tutti i casi. E Hamdi, l'altro ragazzo, invece vive a Susa, che è più una città rispetto al villaggio di Abderrazzak, e ha provato anche negli ultimi mesi a raggiungere l'Italia, ma non ci è riuscito. La cosa importante, secondo me, che volevamo raccontare con questo lavoro è la mancanza di ascolto che ricevono questi ragazzi, che è quella un po' la cosa importante. Quello che dice Di Maio all'inizio, ossia che la nazionalità tunisina fa sì che vengano rimpatriati quasi automaticamente, questo è una violazione proprio del diritto internazionale, che invece sancisce l'ascolto perlomeno di queste storie, perché no, non è detto che se sei tunisino allora sei solamente un migrante economico. Può averci una storia particolare che fa sì che tu possa essere accolto, ma questo non avviene. E quello che abbiamo fatto noi con questo lavoro perlomeno è quello di dar voce a queste storie e cercare un po' di cambiare, di raccontare questo gap giuridico e di comunicazione che spesso avviene anche qui in Italia. Youssef, vorrei chiederti, lì uno dei protagonisti di questa storia è molto determinato, cioè nel senso di dire, insomma, arriva a dire: io ritenterò tante volte fino a quando non mi mangeranno i pesci, però insomma, quindi dà l'idea di una situazione abbastanza disperata, no? Ecco, da dove nasce questa voglia così disperata di fuggire? Innanzitutto ciao a tutti, grazie per essere qui. Oggi la Tunisia è un paese che non riesce a garantire un futuro dignitoso a larga parte della sua popolazione molto giovane, che quindi cerca lavoro, cerca stabilità, cerca di costruirsi anche un futuro. E Abderrazzak non ha nemmeno 30 anni, insomma, quindi come lui ci sono migliaia, come diceva prima Giovanni. E oltretutto poi la Tunisia è un paese che oggi vive un forte deficit democratico, l'abbiamo visto anche nel filmato. Le stesse associazioni di difesa dei diritti umani denunciano violazioni durante le manifestazioni, che vengono continuamente oppresse a partire dal scorso gennaio, quindi con arresti arbitrari, violenze, tutto quello che riguarda. Poi, non so se avete fatto caso, ma Abderrazzak denuncia anche un respingimento che è avvenuto in mare, nel senso, lui tre volte ha provato a venire qui in Italia,
In una di queste è stato intercettato a largo di Sfax, che è una cittadina nel sud del paese, cittadina anche abbastanza, insomma, turistica in alcuni mesi dell'anno. È stato intercettato a largo di Sfax e riportato indietro. Come racconta, ha subito un trattamento, insomma, torture, percosse, insomma, tutta roba che lascia un segno anche nella testa di chi viaggia, insomma, senza considerare che un viaggio che la maggior parte delle volte possono succedere sempre un po', insomma, verificarsi situazioni in cui l'acqua entra dentro la barca, oppure anche fino ad arrivare al naufragio. Lui stesso poi, Hamdi, racconta che è capitato anche a lui di imbarcare acqua nel barcone, erano vicino alle Sicilie, oramai erano quasi arrivati, e in quel momento poi racconta che si sentivano tutti una stessa persona, nessuno si conosceva lì, erano 18 nel suo viaggio, un viaggio durato 16 ore, nessuno si conosceva, però insomma nella paura di morire poi tutti si identificavano una sola persona, no? E scappano appunto perché è un paese che non riesce a garantire un futuro dignitoso e ha tutta una serie di problematiche che poi magari con Majdi, Arianna e Matteo analizzeremo più nel dettaglio. Ma quello che fa scalpore è che abbiamo provato a restituire da questo filmato che in tutta questa situazione complicata l'Europa continua a stringere accordi di quel tipo, che se vuoi magari poi ne parliamo nel dettaglio. Grazie, adesso chiederei a Majdi di... cioè abbiamo visto che la rivoluzione dei gelsomini, la Tunisia ha dato il là alle primavere arabe che poi si sono diffuse, c'è stata una democratizzazione, è stato eletto in Parlamento, però come abbiamo ascoltato nel luglio scorso la situazione pare che si sia invertita. Ci puoi spiegare a un pubblico che segue così ma non approfonditamente, insomma, cosa sta succedendo da un punto di vista anche istituzionale in questo momento in Tunisia? Cioè, stiamo andando un po' avanti, un po' indietro? Spiegaci un po', Majdi. Grazie per l'invito e anche grazie per le persone che sono venute oggi a ascoltare e anche a vedere un paese che, diciamo, che non è lontano da noi. La Tunisia è un'ora e mezzo di viaggio, quindi. Quello che è successo in Tunisia il 25 di luglio io lo chiamo un colpo di Stato costituzionale. Perché il 25 di luglio è stato il culmine di varie problematiche, cominciamo dalla pandemia e poi dopo la crisi economica, politica, che tra l'altro il presidente anche attuale, Kais Saied, fa parte di questa crisi perché lui comunque ha rifiutato il giuramento di ministri quando sono stati, diciamo, quando hanno avuto la fiducia da parte del Parlamento. In realtà io non ho votato quel governo, però comunque la Costituzione dice che quando un governo prende la fiducia del Parlamento manca il giuramento. Lui ha rifiutato il giuramento pretendo che alcuni ministri sono corrotti. Il problema è che non è lui a dire che sono corrotti, c'è la magistratura. E in attesa della magistratura, lui ha preso decisioni e siamo praticamente arrivati a un 25 di luglio con un governo che non funziona. Siamo 23 ministri, c'è solo 10 che hanno il carico, gli altri 11 ministri senza nessun ministro. Quindi immaginate un paese che praticamente è in crisi, ma anche non c'è nessuna alternativa che in quel momento solo o abbiamo entrato praticamente a negoziare con altri gruppi parlamentari di far cadere il governo e facciamo un nuovo governo di coalizione nazionale per un po' trovare un compromesso, però alla fine non è andata a buon fine. Arriviamo al 25 di luglio e il presidente prende decisioni, seguito alle manifestazioni, prende decisioni di prima sciogliere il governo, dopo congelare il Parlamento e prendere in mano il potere legislativo, esecutivo e anche magistrale. Quindi dal 25 di luglio fino ad oggi ci troviamo con un presidente in mano tutto il potere, con un governo che è stato nominato e è capogoverno, che è una donna per noi, è stata una grande stima,
però alla fine abbiamo scoperto che è solo una, come si dice, la donna diciamo, è l'alibi di potere, quindi è loro, è solo è stata usata come un trucco per far vedere all'Occidente quanto sono bravo, ma anche per un po' dare una diciamo, legittimità al suo potere. Quindi fino ad oggi, oggi noi come gruppo politico abbiamo provato, oggi il 17 dicembre è il 11° anniversario della rivoluzione tunisina, e quindi da quando è cominciata questa rivoluzione il 17 dicembre 2009, scusatemi, 2010, quindi oggi noi come gruppo politico siamo stati impediti di raggiungere le vie la via della rivoluzione a Tunisi con delle forze dell'ordine, e come avete visto purtroppo, e anche delle testimonianze che abbiamo sentito nel video, che purtroppo il potere, diciamo, anche le oppressioni da parte del Ministero dell'Interno sono tornate, e come è stato sempre questo ministero è un ministero davvero sanguinoso, un ministero che ha causato tante problematiche ma anche torture per i tunisini, oggi torna con una forza e anche con una diciamo con una oppressione nei confronti dei tunisini che vogliono oggi manifestare contro queste decisioni e contro un presidente che ha in mano tutto il potere. In cambio c'è un Parlamento congelato, assediato da parte del militare. Avete visto, è un Parlamento che torna all'epoca beicale, quindi c'è tanta manutenzione, ma anche c'è tanta cura riguardo a quell'opera storica. A fianco al Parlamento c'è anche il Museo del Bardo, che è chiuso. Oggi tutto chiuso, e quindi tutta una eredità e un patrimonio culturale sta andando davvero così, senza nessuno che lo cura, e stiamo veramente preoccupati di quello che sta succedendo in Tunisia. Grazie. Vorrei farti, ne abbiamo discusso a cena, che tu dicevi che all'inizio di questo colpo di Stato istituzionale o costituzionale, come l'hai definito, però aveva il consenso di, se non maggioritario, vasto consenso da parte dei cittadini. Questo un po' sorprende. Oggi pare che il consenso sia sceso di molto. Come mai i cittadini hanno dato consenso a questo così blocco della democrazia, chiusura del Parlamento? Quali sono le ragioni? Allora, il problema è che il consenso è nato, purtroppo, nato perché 10 anni non hanno portato uno sviluppo in Tunisia. 10 anni, è vero, la Tunisia ha vissuto una decina di anni un po' in crisi, poi sappiamo tutti che la transizione democratica è un po', diciamo, c'è difficoltà, soprattutto quando si tratta di un paese che vive una situazione in crisi, che dopo diciamo, anni di dittatura si vede la libertà. Io sempre paragono tipo la situazione come è successo in Italia negli anni 45, dopo diciamo, la Costituzione italiana e dopo la caduta del fascismo, è nato tutto un movimento che si chiama il movimento del qualunquismo, che fa un, diciamo, un giudizio morale e politico nei confronti delle persone che hanno tutta una serie di ideologie e politiche. La stessa cosa in Tunisia, è nato tutto questo movimento per giudicare moralmente tutte le persone politiche, e tra cui c'è anche questo presidente, perché il presidente attuale non ammette la presenza dei, come lo chiama lui, i corpi estranei. Lui chiama i partiti, i sindacati, anche le organizzazioni, le associazioni, lui li chiama corpi anomali. Quindi per dirvi in che situazione siamo, e lui anche trova dei costituzionalisti che giustificano tutto quello che c'è. Io vorrei dire al Presidente, anche l'ho detto varie volte, guarda che anche
Hitler, quando ha preso il potere, c'è uno che si chiama Carl Schmitt, che ogni volta giustifica tutto quello che succede, dallo stato di emergenza fino all'instaurazione di un potere, diciamo, di un Reich, e quindi del Führer, come si chiamava. Anche oggi in Tunisia ci sono dei costituzionalisti che giustificano tutto ciò che sta accadendo, ha un'interpretazione, come le chiamano loro, costituzionale. Invece la realtà è che oggi solo c'è un potere unico. Noi, come partiti politici, organizzazioni, anche sindacati, siamo accusati di essere corpi strani e corpi anomali, e dall'altra parte ovviamente che la gente si stufa di questa classe politica, e quindi chiedono veramente un'altra alternativa. Però noi usciamo da un conservatorismo religioso a un altro conservatorismo populista, e quindi rimaniamo in questo bipolarismo. Invece noi, come democratici e anche persone che lottano per le libertà e per i diritti, chiediamo che veramente la Tunisia oggi è un paese che contiene tutte le diversità e che non c'è nessuna differenza tra noi, tranne che oggi la democrazia è il popolo che decide. Grazie, dopo torneremo su altre questioni. Adesso vorrei mettermi in contatto con Arianna Poletti e Matteo Garavaglia, non so se sono insieme, sì, che sono a Tunisi, quindi sono sul posto. E intanto li ringrazio della loro disponibilità e della partecipazione. La prima domanda che vorrei fare loro è questa: siccome leggevo prima di questa serata alcune cose di stampa, una è questa: Tunisia continua la protesta popolare contro il presidente Saied. Ecco, ci potete dire quante proteste ci sono, quante sono estese, partecipate a questa protesta? Insomma, che fermento popolare c'è in questo momento in Tunisia che si oppone a quello che si, diciamo prima, a questo blocco della democrazia? Perché il Parlamento, secondo il presidente attuale, dovrebbe riaprire fra un anno, insomma. Ci potete raccontare un po' qual è la situazione sociale in questo momento che si vive a Tunisi o in Tunisia in generale? Buonasera a tutti, intanto grazie mille per l'invito. Sento il mio eco. Ma provo a parlare lo stesso. Ok, perché mi risento, quindi è un po' complicato concentrarsi a parlare, però. Matte, se vuoi provare tu, intanto sistemo questa cosa. Sì, anch'io sentivo il tuo eco. Io sento anche il tuo. Anche il mio. Però possiamo provarci. Vabbè, mi lancio anche con l'eco. Proviamo a fare questo intervento doppio da solo. In questo momento in Tunisia, sì, come diceva giustamente lei, c'è stata una reazione a quello che è successo il 25 luglio scorso. L'ultima è stata proprio oggi, in occasione dell'anniversario, non so se mi sentite, sì, ok. Giusto per riprovare, perché non sento più l'eco e mi sembra che sia tutto a posto. E, giusto oggi c'è stata un'ennesima manifestazione contro le misure adottate il 25 luglio scorso, insieme a un'altra manifestazione a favore, e diciamo che questo scambio di manifestazioni è andato avanti dal 25 luglio scorso con dei piccoli momenti di pausa, ma sono mesi, insomma, che si va avanti da una sponda all'altra. Quindi una reazione dal punto di rispetto alle decisioni che ha preso Saied il 25 luglio scorso c'è stata. È nato un movimento che si chiama Cittadini contro il colpo di Stato, di cui uno dei leader è Youar Ben Barek, che è un volto già riconoscibile e forse anche un nome che ritornerà nei prossimi mesi
come uno dei volti più riconoscibili di opposizione a Saied e anche in vista delle elezioni del dicembre del 2022. E, diciamo che la composizione fino a questo momento, come ho potuto notare, forse poi Arianna, anche quando interverrà lei, potrà confermare che c'è una cospicua presenza anche di militanti ed elettori del partito che più ha subito le misure del 25 dello scorso, ovvero il NADA, il partito che possiamo definire di ispirazione islamica. Quindi c'è stata una risposta, che si vuole apartitica, però poi la base rimane quella. La risposta della società civile e anche un po' dei partiti politici, diciamo che per strada non si è vista tanto, un po' per timori, un po' per attese, un po' per capire un po' anche le prossime mosse in futuro. Poi questa è la prima parte che riguarda, insomma, le proteste che ci sono state attorno a quello che è successo il 25 luglio, e sono delle proteste a sfondo politico e istituzionale che riguardano soprattutto la capitale Tunisi. Addietro a queste proteste a sfondo politico ci sono poi le classiche rivendicazioni a sfondo economico e sociale che in particolar modo quest'anno in Tunisia promettono di diventare molto molto importanti a partire da gennaio. Sono proteste da non sottovalutare, da osservare, da guardare, perché riguardano proprio anche dei temi che anche noi trattiamo, insomma, nel documentario d'inchiesta La Via del Ritorno. Sono proteste che ritornano ciclicamente, che interessano soprattutto anche le regioni marginalizzate, e questi picchi avvengono soprattutto, come dicevo prima, nel mese di gennaio. Abbiamo già avuto i primi segnali, in realtà, anche nel corso di queste settimane. C'è stata una protesta a Sfax, a sfondo ambientale, ecologico, per una discarica chiusa, aperta, che poi Arianna potrà anche spiegarlo meglio. C'è stata la ripresa di uno dei movimenti più attivi dal 2011 a oggi, che è quello di Al-Khamour, che è nel profondo sud della Tunisia, dove si estrae del petrolio. Quindi in estrema sintesi possiamo dire che ci sono queste due proteste, una più a sfondo politico e istituzionale, l'altra più a sfondo economico e sociale. Cioè, uno dei fattori da sottolineare è che le proteste a sfondo economico e sociale in realtà riguardano poco poi quello che di fatto è successo il 25 luglio scorso, perché ci sono due piani poi quando si va ad analizzare il paese: uno è il piano politico e l'altro è appunto il piano economico. Quindi ci sono anche due velocità, insomma, nel sistema paese, e diciamo che la priorità oggi in Tunisia è il piano economico e sociale. Questa è una risposta a cui Saied è chiamato a rispondere, al di là di qualsiasi cosa che ha fatto dal 25 luglio scorso, e il tempo, diciamo, non gli è amico in questo, nel senso l'economia continua a deteriorarsi e questo potrebbero portare a manifestazioni sempre più grosse e comunque a una critica anche diretta al presidente Saied. Lui ha giocato molto, come si diceva prima, sulla corruzione, su uno stallo politico che andava avanti da anni in Tunisia, per fare quello che ha fatto il 25 luglio, che viene anche chiamato colpo di forza o colpo di mano. Diciamo che sul dossier economico e sociale, ecco, al momento lui stesso ha anche poche risposte. Però adesso voglio anche far parlare Arianna per, insomma, completare un po' il discorso, visto che l'eco non c'è più. Ok, spero che mi sentiate. Io ora non sento più l'eco. Sì, diciamo che Mattia ha già fatto un po' il quadro della questione. In Tunisia penso si debba sempre distinguere un po' quello che accade nella capitale, nelle città, e quello che accade poi nelle regioni insomma del paese, che sono un'area molto diversa rispetto appunto ai grandi centri urbani. Quello che succede nella capitale, come ha detto Matteo appunto, è che scendo in piazza
piazza il gruppo appunto che si oppone a Kaysaid e un piccolo gruppo che però esiste scende in piazza appunto a sostegno del presidente. Quello che però è interessante è che nel resto del paese appunto non ci si divide tra pro o contro Kaysaid, ma si continuano a portare avanti le rivendicazioni della rivoluzione, le rivendicazioni a sfondo sociale ed economico che non hanno trovato risposta. Le manifestazioni a sfondo appunto sociale ed economico non sono nuove, e questo va detto, non sono appunto una conseguenza del 25 luglio, di questa svolta autoritaria, ritorno all'uomo solo come vogliamo chiamarlo, ma sono qualcosa che accade da 10 anni, che non ha mai smesso di succedere, che è iniziata con l'autoimolazione di Mohamed Bouazizi oggi 11 anni fa e che continua. Perché? Anche perché il movimento che è sceso in piazza, il movimento di piazza della rivoluzione del 2011 non è riuscito in qualche modo a entrare in Parlamento e a convertire le proprie richieste di piazza in un programma politico. Questo non è successo, e quindi quelle richieste a sfondo appunto sociale ed economico, che sono richieste concrete, molto consapevoli, che vanno anche ben al di là della semplice richiesta di pane e lavoro, ma che possono essere appunto che sono anche evolute in questi 10 anni, c'è stata una reale presa anche di consapevolezza di alcuni meccanismi e magari appunto lo si vede oggi con manifestazioni che sono anche a sfondo più ambientale che sociale, o che mettono insieme le rivendicazioni sociali, la richiesta di più lavoro e quelle ambientali, perché poi oggi appunto è impossibile scindere le due. Ecco, queste sono sempre di attualità nonostante appunto siano passati 10 anni dalla rivoluzione, perché non sono ancora state tradotte in politiche concrete. E questa è la sfida anche di Kaysaid, perché Kaysaid è un presidente che cavalca molto la rivoluzione, i valori della rivoluzione, che ha impostato la sua campagna elettorale proprio sugli slogan della rivoluzione, che ha promesso di vendicare anche chi non ha trovato risposta appunto nelle politiche degli ultimi 10 anni. È ovvio che questa è una sfida per lui, nel senso che comunque prendersi la responsabilità di appunto voler riscattare queste richieste della rivoluzione a sfondo sociale, economico e lavorativo, bisogna poi che si trovino appunto risposte concrete, politiche concrete. E quello che si può dire è che sicuramente Kaysaid non ha la mano libera di agire in questo senso, a prescindere appunto da come si giudichi il suo colpo di mano appunto il congelamento dell'attività del Parlamento, ma proprio perché non ha fondi pubblici per implementare le politiche pubbliche, le riforme sociali di cui la Tunisia avrebbe bisogno nelle regioni più povere e più marginalizzate del paese. Posso chiedervi su queste rivendicazioni economiche e sociali che fanno un po' da sfondo a queste proteste, che secondo quello che dicevate, insomma, è quello che un po' è mancato, cioè non sono riuscite queste rivendicazioni, che era un po' all'origine anche delle proteste della rivoluzione del 2010, non sono riuscite ad entrare in Parlamento e sono ancora presenti. Diciamo, quali sono le principali rivendicazioni economiche e sociali che vengono avanzate dalle proteste degli ultimi tempi, adesso non diciamo gli ultimi giorni, degli ultimi tempi? Ecco, abbiamo visto, sentito che la disoccupazione è molto alta, 20% e tutto, sicuramente il tema del lavoro, ma poi insomma, se dovessimo raccogliere in qualche obiettivo, insomma in 4-5 obiettivi principali, quali sono, ecco, questi obiettivi rivendicati da chi scende in piazza oggi? Matte, vuoi andare tu? Vai. Beh, appunto, forse è semplice e in qualche modo anche riduttivo parlare di politiche per il lavoro, contro la disoccupazione, anche aiuti sociali, presenza semplicemente dello Stato nel paese. Ma io trovo che queste rivendicazioni, che sono quelle che poi sono state messe sul piatto nel 2011, sono evolute in questi 10 anni, no? Si sono evolute
sono diventate più consapevoli. Questo cosa vuol dire? Per esempio, il movimento che è nato nel 2017 con questo sit-in di Al-Khamour, che è un sit-in di operai di multinazionali che estraggono il petrolio e persone lasciate a casa, disoccupati, che hanno deciso di bloccare una stazione di pompaggio di gas e petrolio, è un esempio interessante. Perché? Perché questo movimento non chiede solo semplicemente il lavoro, ma chiede redistribuzione di quelle ricchezze che vengono estratte nelle regioni interne o meridionali del paese e portate verso la costa, perché la Tunisia vive questa grande situazione di disuguaglianza territoriale che fa sì che la costa e la zona delle città, periferia a parte, è quella più ricca, più benestante, e dove finisce la ricchezza che viene estratta dalla zona appunto del meridionale dell'entroterra, e dove hanno sede anche le elite economiche e politiche, e poi c'è tutto il resto del paese. Però è proprio nel resto del paese che vengono appunto accumulate, estratte le ricchezze, a partire, adesso prendo l'esempio del petrolio e del gas, che però è una percentuale comunque ridotta rispetto a quella di altri paesi vicini in Tunisia, però si può pensare anche al fosfato, appunto, che viene estratto a Gafsa, che è una regione dell'interno, e poi portato verso Gabes, che è una sempre zona meridionale inquinatissima. Quello che sta succedendo è che quindi i movimenti di queste regioni, che sono proprio quelle dove ha avuto inizio la rivoluzione a sfondo appunto economico e sociale, chiedono redistribuzione e chiedono che una parte delle entrate che provengono da quelle ricchezze poi sia redistribuita a favore delle regioni stesse. Quindi politiche non solo per il lavoro, non solo appunto per migliorare la condizione economica di queste persone, ma anche proprio locali di decentramento in qualche modo, no? L'evoluzione poi di questi slogan, delle rivendicazioni, insomma, di questi movimenti è interessante, perché è sfociata poi su le accuse quasi di questi movimenti nei confronti dell'ISABA, che sarebbe poi il sistema corrotto su cui si reggono molte attività economiche nel paese, che viene identificato e chiamato per nome da chi partecipa a questi movimenti. Cioè, in Tunisia si conoscono i cognomi delle sei famiglie che tengono in mano buona parte dell'economia del paese, che alimentano questo sistema clientelare. Quindi c'è stata una presa di consapevolezza nel tempo che è arrivata fino appunto a puntare il dito non solo contro la caduta del regime, ma contro la caduta della corruzione, inteso come sistema di corruzione. E infine quest'anno forse, ma in realtà succede già da qualche tempo, ma quest'anno è finito un po' poi al centro della cronaca, ci sono le rivendicazioni ambientali che si sono unite a quelle sociali, perché l'impatto della crisi ambientale e situazioni portate all'estremo come quella che citava prima Matteo nella discarica di Agareb vicino a Sfax, che è una discarica che doveva essere utilizzata fino al 2013 e poi chiusa, è stata aperta da Ben Ali e con la promessa appunto di mantenerla solo per 5 anni, ed è stata utilizzata fino ad oggi satura, quindi accumulando una quantità di rifiuti enorme causando la malattia, il malessere e i forti odori che hanno impedito alla popolazione che vive vicino a questo luogo di vivere normalmente. È ovvio che in questi posti qua non si chiede solo, cioè non solo non c'è lavoro, non solo c'è crisi economica, non solo si parte verso l'Italia perché non ci sono prospettive, ma in più si aggiunge una forte responsabilità anche rispetto a quella che è la situazione di quel poco che c'era, che era l'agricoltura, il proprio campo, il proprio terreno e le proprie 3 pecore, che non possono più sopravvivere perché la situazione appunto anche ambientale è pessima. Quindi c'è stata anche un'evoluzione rispetto alla questione delle rivendicazioni. Non so, Matteo, se vuoi aggiungere qualcosa. Io aggiungo una piccola cosa, nel senso che poi della rivoluzione del 2011 rispetto alle rivendicazioni e quant'altro, non dobbiamo mai dimenticarci che la rivoluzione qua in Tunisia viene chiamata della dignità e della libertà. Su dignità e libertà c'è un altro tema di cui ne parliamo non in maniera molto approfondita, comunque ne parliamo, delle violenze della polizia, anche del tutto il ruolo del Ministero dell'Interno. Nel senso, qua i tunisini e le tunisine chiedono anche, insomma, una libertà e una dignità individuale rispetto a un sistema che comunque da 10 anni a questa parte ha fatto dei miglioramenti, ma non c'è ancora comunque
una sorta di oppressione. Questa cosa va sia a vedersi durante le manifestazioni, appunto a gennaio e febbraio, con gli oltre 2000 arresti di persone che poi erano, a maggior parte, erano minorenni e scendevano per strada proprio per la prima volta in quei giorni, e finire in carcere, finire picchiati, torturati, non è una bella esperienza, insomma. Anche con Arianna all'epoca intervistammo la famiglia di un ragazzo, che poi abbiamo visto anche dopo, nei mesi successivi, e non è una bella esperienza. Questa cosa succede sia a Tunisi, ma succede anche all'interno, succede sia con queste azioni palesi di arresti, di repressioni, ma succede anche e soprattutto nel quotidiano queste scene, e questo sistema un po' di oppressione rimane sia a livello visivo e immediato con questi tipi di violenze, ma rimane anche a livello proprio di potere, di potentati, anche di episodi di corruzione, nel senso, è una cosa che va a toccare poi tutti anche gli aspetti sempre di cui bisogna parlare, cioè di cui bisogna tener conto una volta che siamo in Tunisia. Quindi c'è anche molto una rivendicazione, nel senso, molte, molte persone ne parlano liberamente, e comunque c'è una certa stanchezza rispetto proprio a un ministero dell'interno e alle sue ramificazioni, che va dalle forze di sicurezza a scendere. Quindi questo è un altro aspetto che bisogna sempre un po' sottolineare. E quindi lo aggiungerei nel paniere, insomma, dei 4-5 obiettivi che ci sono qua a livello proprio di rivendicazioni. Poi non è una rivendicazione aperta a livello di manifestazioni, però c'è, insomma, è una cosa che si sente. Una domanda diretta a Arianna e Matteo: voi siete liberi di dire quello che volete, di comunicarlo fuori? No, perché mi autocensuro, no, scherzo. Assolutamente, sì, nel senso, la Tunisia è un paese su cui, dove si può fare ancora, si può dire tutto, si può fare qualsiasi cosa. Episodi, insomma, che potremmo definire spiacevoli, tra virgolette, succedono, ma non, nel senso, non vanno a ledere il diritto o meno di dire qualcosa. Diciamo che la Tunisia poi è un sistema complesso, nel senso, viene anche un po' vista come un paese dove è facile, tra virgolette, fare giornalismo o quant'altro. In realtà è molto molto complesso, però sì, non si soffre di particolari problemi, nel senso, bisogna avere un minimo di elasticità mentale, nel senso, i problemi che, per esempio, che ho vissuto nella mia professione, ecco, dal mio punto di vista, sono la metà della metà dei problemi che può vivere un cittadino tunisino, ma anche, tra virgolette, un giornalista tunisino. Poi, per esempio, in questo preciso momento c'è un problema anche per la stampa estera, che è quella che non riusciamo a fare gli accrediti per il prossimo anno. Questo può essere una banalità, però anche nel momento in cui si esce da Tunisi per lavorare, questo potrebbe, a livello di controlli di polizia, potrebbe causare un po' più di problemi. Questo a livello pratico di lavoro quotidiano. A livello di scrittura, espressioni, dire, parlare e fare analisi, non sento particolari problemi. Posso aggiungere che io sono d'accordo con Matteo, essenzialmente, nel senso che poi comunque la situazione dei giornalisti stranieri, europei, è comunque sempre migliore rispetto a quella dei giornalisti locali tunisini, che sono i primi a subire censura o ad avere problemi a livello di polizia una volta che questi si presentano, perché comunque noi restiamo dei privilegiati quando facciamo informazione qui. Però è vero che il Covid ha in qualche modo fatto sì che le cose si complicassero un minimo, e sicuramente la situazione attuale comunque si sente anche rispetto al nostro mestiere. Io penso che io sono qui da inizio 2019, fare quello che sto facendo adesso nel 2019, farlo oggi,
comunque una differenza c'è, perché si è in qualche modo liberi comunque di scrivere, di fare informazione sicuramente, ma si è anche sempre monitorati e controllati. Però ripeto, ribadisco che il fatto che lo siamo noi significa che lo sono doppiamente i giornalisti, chi fa informazione qui a livello locale, che sono sempre poi i più esposti. Grazie. Adesso chiederei, torniamo un po' in studio, come si dice in televisione, per coinvolgere i nostri amici qua in sala. Volevo chiedere intanto sulla questa scia di questa risposta, se voi nel fare quel documentario avete incontrato delle difficoltà da un punto di vista burocratico, oppure di seguimento da parte di qualcuno del Ministero dell'Interno. E poi la seconda domanda, quindi rispondete, vedete voi come divide la risposta, è: allora, voi avete documentato le travesie, la via del ritorno, andata e ritorno, insomma, quel giro anche graficamente rappresentato, insomma, di persone che fanno un giro e poi tornano, vengono rispedite nel punto di partenza. Maschile, solo uomini. E le donne, perché noi vediamo spesso approdare a Lampedusa o comunque insomma nei nostri mari, coste siciliane, spesso tante donne anche con bambini. Ecco, queste, diciamo, non era il vostro obiettivo, oppure non le avete incontrate, sarà un prossimo lavoro, insomma. Io rispondo alla prima domanda. E sulle difficoltà, la difficoltà è evidente, ma c'è stata in Tunisia come in Italia, è la mancanza di risposta delle istituzioni e della politica. Così come non siamo riusciti ad avere una risposta, un colloquio con il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri italiano, così in Tunisia maggiormente era abbastanza inaccessibile proprio poter anche avere uno scambio per email. E anche con l'UNOPS, che è l'agenzia dell'ONU, che è un po' al centro di questo triangolo di soldi tra Italia e Tunisia, quindi l'accordo passa per l'ONU, per questa agenzia, e siamo stati più volte nella sede tunisina dell'UNOPS e non siamo mai riusciti ad avere un confronto con loro. Da un punto di vista pratico, la difficoltà nel girare proprio immagini in Tunisia è un costante occhio della polizia che hai addosso, e appena metti un treppiedi vengono e chiedono documenti e le autorizzazioni. Siamo stati fermati anche al centro di Tunisi, e ci hanno chiesto i documenti, sono venuti anche dove ci hanno chiesto dove alloggiavamo, sono venuti sotto casa. Penso sia la normalità per me era la prima volta in Tunisia, però diciamo che c'è sempre questa sorta di okay. Sì, è un po' un ricatto, un po' un'aggressività per spaventarti. Poi la bravura sta nel non cedere, e sai che sta dalla parte della ragione, hai le autorizzazioni di cui hai bisogno, e quindi non devi indietreggiare. Un po' quello. Sì, aggiungerei che la fortuna è anche avere dei contatti buoni. Mi ricordo Arianna, infatti, dopo quell'episodio che chiamò il sindacato dei giornalisti, e insomma si è risolto tutto in pochissime ore, anzi anche con delle scuse. Sì, con il sindacato dei giornalisti tunisini, e ecco, si è risolto tutto in poche ore, insomma. E, per tornare alla tua domanda, guarda, è stato più un caso, nel senso che noi abbiamo anche... durante il lavoro ovviamente poi abbiamo dovuto fare una selezione, però siamo state anche in contatto con varie donne che ci sono, che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. Penso per esempio alla moglie di Hamdi. Hamdi per scelta voleva partire da solo, nel senso: vengo in Italia, provo a farmi un futuro, poi fare il ricongiungimento familiare e portare qui la moglie e i suoi due bambini, insomma. E, però sì, è giusto, insomma, quello che dicevi è vero, si tende a emigrare o
come lupi solitari, tra virgolette, nel senso che, ok, riesco a arrivare a un momento della mia vita in cui non trovo un futuro in Tunisia, quindi mi imbarco verso l'Italia, verso l'Europa, oppure si sale sul barcone tutta la famiglia. Infatti Abderrazzak pure raccontava un episodio che è abbastanza sgradevole, in cui quando è stato intercettato, per esempio, a largo di Sfax, come vi raccontavo prima, insieme a loro nel barcone c'era anche una famiglia, che il padre ha subito lo stesso trattamento davanti alla moglie e ai figli, figli ovviamente minorenni. E quindi, diciamo, ecco, per tornare alla domanda, è più un caso, nel senso che siamo capitati a intervistare, principalmente a far vedere degli uomini. Poi certo è un lavoro che è durato vari mesi, e in Tunisia siamo stati su per giù 18 giorni, chissà, magari, come dicevi tu, in futuro ci faremo un lavoro specifico su quello. Anche perché il movimento femminista, come possono confermare sia Rihanna che Matteo, è molto, molto attivo, insomma. Non si tratta in piazza non scendono solo uomini, anzi, scendono anche tantissime donne. Grazie. Sì. Adesso passiamo, vorrei chiedere a Magidi tre domande. Insomma, la prima è forse banale, però... cioè, qual è l'immagine? È chiaro che la disperazione fa fare qualsiasi cosa, però siamo, a, come diciamo prima, vicini, 120 chilometri, quindi adesso con i cellulari, con tutti i social media, insomma, si vede tutto dappertutto. Però queste persone che partono, perché tu sei partito, vivi in Italia, poi sei tornato, quindi insomma conosci un po' qua, un po' là, ma qual è l'immagine con cui partono, cioè l'immagine dell'Italia e dell'Europa con cui partono questi migranti, tentano questa avventura spesso disperata attraverso il Mediterraneo? Questa è la prima domanda. Poi la seconda è su, relativamente alla autonomia e indipendenza della magistratura, no? Perché dicevamo, anche tu dicevi cose, ma per giudicare se uno ha rubato o meno non deve essere il presidente, deve essere la magistratura, è giusto che sia così. Qual è il grado di indipendenza attuale della magistratura tunisina? E la terza domanda è un po', abbiamo visto che dietro alle iniziative del presidente, poi mi facevi vedere anche una foto, c'è l'esercito che ha circondato, per convincere i parlamentari riottosi a andarsene a casa, ha circondato con i carri armati il Parlamento e lo ha chiuso. Quindi qual è ancora il ruolo dell'esercito nel potere, insomma, nel potere, nella distribuzione dei poteri tunisini? E si prevede che loro continueranno sempre a avere una specie di tutoraggio della situazione, quindi la democrazia sarà sempre, fra virgolette, da loro tutelata, oppure questo ruolo può mutare? Grazie. Allora, la prima domanda è che i tunisini chi partono, quindi questa è la prima domanda, e l'immagine dell'Europa. Ecco, noi in questa epoca viviamo tutta un'epoca dei social media, e quindi ormai è chiaro che il mondo ormai è diventato proprio una sorta di un piccolo villaggio, però purtroppo vediamo che un continente che è fermo, che è l'Africa, gli altri continenti che si muovono. Io vedo che, esempio, un giovane italiano, se vuole cercare altra alternativa o cercare un altro futuro, è facilmente di cambiare paese, andare in Belgio, in Germania o in Francia, ma per semplici cose, nel senso che anche per vedere una partita, vedere un concerto, andare a vedere anche una mostra fotografica, a Berlino, in Francia. E quindi è facile per un giovane italiano o europeo. Invece per noi tunisini è ormai difficile. E questo che l'Europa ancora non l'ha capito, che è vero che una rivoluzione è successa in Tunisia nel 2011, ma anche i giovani hanno percepito questa libertà, quindi vogliono viaggiare, vogliono, come dicono loro, vogliamo contaminarsi delle altre culture, vogliamo veramente vedere cosa vuol dire
nel senso fare, diciamo, il giorno, esempio, Matteo e Arianna fanno i giornalisti in Tunisia. Per tunisino è difficile che un giornalista ottenga il visto e venire qua in Italia e fare il giornalismo. Quindi questo è il problema, che purtroppo, allora, dal punto di vista libertà, sì, abbiamo avuto delle conquiste, però dal punto di vista, diciamo, di aprirsi gli orizzonti, ma anche andare oltre le frontiere, è ancora difficile, e quindi questo crea anche un po' la volontà di oltrepassare. Quindi si dice, diciamo l'harqa vuol dire bruciare, bruciarsi vuol dire bruciare le frontiere, quindi, e quindi distruggere queste frontiere che ci impediscono di viaggiare, ma anche di scoprire il mondo. Quindi l'immagine, come l'immagine dell'Europa per i giovani tunisini, è sempre quella, diciamo, un'immagine, diciamo, di libertà, immagine, diciamo, di più della fortuna, dell'alternativa economica, culturale, ma anche, anche dal punto di vista educativo. Io sono venuto qua perché, diciamo, volevo continuare i miei studi. Anzi, avevo un sogno di farmi di fare il cinema a Roma, e quando ero piccolo mi sono appassionato molto del cinema neorealismo italiano, e quindi vedevo un film di Vittorio De Sica, I ladri di bicicletta, ho detto, allora il mio sogno, quando diventerò grande, andrò a fare il cinema a Roma. Quindi era, e ho seguito il mio sogno, però alla fine sono riuscito comunque a venire a Roma a studiare e anche a laurearmi in Italia. Altri giovani anche hanno altre, diciamo, queste tipologie di sogni. Purtroppo, come diceva nel documentario, che stiamo stigmatizzati, ormai i tunisini sono solo immigrati economici. Io mi ricordo di alcune testimonianze di persone che sono state rimpatriate, per questo torno al discorso delle donne, perché le donne è difficile che vengano rimpatriate e riammessi, quindi non le riammettono. Al che adesso, tipo nel CPR, che sono centri per di permanenza e di rimpatrio, che sono 10 in Italia, sono dei centri, però quasi come, anzi, peggio dei prigioni, perché in un prigione ha il diritto di avere un avvocato e anche ha una informativa legale, e lì non hai il diritto a nessuno, quindi non puoi avere nessun avvocato, neanche non c'è anche l'accesso da parte delle organizzazioni o anche associazioni dentro. Quindi oggi ci sono 2.465 tunisini dentro questi CPR, tra cui ci sono 2.463 maschi e due donne. Quindi per questo è rarissimo che vengano rimpatriati donne, perché comunque sono soggetti vulnerabili, e li permette anche qua di avere un altro percorso, cioè di chiedere anche la protezione internazionale, ma anche il diritto delle volte all'asilo. Quindi torno sul discorso di giovani che purtroppo vengono qua, subiscono un trattamento diverso delle altre, nave quarantenne, poi dopo CPR, poi dopo rimpatrio. Io una volta, raccogliendo delle testimonianze, c'è un giovane ragazzo mi diceva che io volevo raccontare la mia storia, qualcuno mi ascolti, io volevo raccontare il mio protagonismo, perché nessuno mi ha ascoltato? Allora, quando appena sbarcato a Lampedusa volevo raccontare agli operatori del centro, mi hanno detto aspetti un attimo che vai sulla nave, quando sono andato alla nave mi hanno detto no, aspetta un attimo che vai nel centro, al centro non mi hanno mandato al centro, perché il mediatore culturale o l'interprete ha detto delle bugie, io non so leggere l'italiano, mi hanno detto che firmi questi fogli e ti mandiamo via. Io ho firmato i fogli, però ho scoperto che dopo quei fogli sono i fogli in cui attesto il mio carceramento, quindi la mia detenzione dentro un CPR. Sono finito al CPR, pensavo che un centro in cui io posso raccontare perché sono venuto qua in Italia, e nessuno mi ha lasciato parlare.
torno in Tunisia e mi hai detto vorrei raccontare la mia storia, io ho lanciato un post su Facebook, gli ho detto ai giornalisti, sia quelli giornali elettronici, media e anche visivi e anche radio, gli ho detto ascoltate questi protagonisti perché hanno da raccontare, e alla fine sono riusciti veramente, tanti giornalisti mi hanno contattato, ho dato i numeri di questi ragazzi, hanno raccontato almeno il loro viaggio. Ultimamente c'è un ragazzo che mi ha detto grazie mille perché io sono riuscito a raccontare le mie storie, adesso sono in Libia e sto lavorando, è questo che vorrei dire, che io sono venuto perché volevo raccontare la mia storia, io l'ho raccontato, mi sento adesso più tranquillo. Ha scelto di cambiare rotta, è andato in Libia e lavora. Quindi sono delle storie veramente semplici, però c'è tutto un racconto, c'è tutta una narrazione, c'è tutta un'estetica davvero, perché loro quando parlano raccontano e anche diciamo portano con loro tutto un bagaglio, perché ognuno che viaggia e anche diciamo se leggiamo nelle favole c'è tutto un bagaglio culturale anche emozionale, e questo purtroppo loro non riescono a dirlo, al che finiscono male davvero. E ultimamente il 28 di novembre è morto un ragazzo tunisino legato a un letto all'ospedale San Camillo dopo 48 ore di trattenimento, e quindi immaginate come sarebbe diciamo una mamma che le arriva una notizia del genere, e quindi è davvero una, purtroppo una situazione che per me è stata per me quando io perché la mamma mi ha chiamato chiedendomi se è vero o no se il suo figlio è morto, io ho chiamato il consolato e gli ho detto e ho comunicato alla mamma la morte del ragazzo, le urle della mamma stanno ancora nelle mie orecchie, perché veramente è molto, diciamo, è pesante quando tuo figlio esce da casa dicendoti mamma ti prometto che io migliorerò il tuo futuro sia per te che anche per il papà e anche per mie due sorelle, e poi non ce la fa e torna in una bara. È pesante davvero, sono storie che né il Ministero degli Affari Esteri italiano lo sa, né l'Europa lo sa, però noi siamo qua per raccontare queste storie perché sappiamo bene che queste sono delle memorie che rimangono a noi e che siamo veramente portatori di questo valore di diritti ma anche di umanità, e quindi grazie per questa occasione per raccontare queste storie. Passo per la seconda domanda alla magistratura. La magistratura, ecco, io sempre, diciamo, leggo sempre delle faccio una paragone anche con l'Italia, perché siamo quasi, diciamo, vicini nel percorso. La magistratura, è vero, la magistratura in Tunisia è stata sotto una dittatura, però ci vuole del tempo. Ultimamente abbiamo notato che una magistratura sta un po' piano piano si sta un po' diciamo facendo la sua indipendenza e creando davvero una sua entità indipendente, e quindi è questo che è il valore della Costituzione tunisina del 2014, cioè la divisione dei poteri legislativo, giudiziario ma anche esecutivo. Purtroppo il presidente attuale vuole sciogliere l'alto consiglio della magistratura, e quindi a quel momento diventa anche il potere magistrale nelle sue mani, e quindi questo è pericoloso. Quindi per questo oggi vediamo che c'è anche, oltre la lotta dei noi parlamentari, la lotta dei cittadini tunisini che oggi rivendicano la dignità ma è il lavoro, e anche diciamo varie aspettative, c'è anche la magistratura che anche oggi rivendica e che sono ancora diciamo stanno rivendicando, e ultimamente hanno fatto uscire un comunicato in cui criticano
le decisioni del presidente, ma anche criticano la sua diciamo, la volontà di sciogliere questo consiglio, che veramente è un consiglio tra l'altro costituzionale, ma anche indipendente. L'esercito, purtroppo l'esercito, e allora in Tunisia noi abbiamo avuto sempre, abbiamo detto che è un esercito neutro, ultimamente l'esercito si è schiarito molto con il presidente e quindi sta appoggiando molto il presidente Kais Saied, il presidente tra virgolette, perché ormai è uscito, uscito dalle norme e dalla Costituzione. Non è normale oggi che lui fa il giuramento su una Costituzione e poi dice che no, questa Costituzione non va bene. Quindi non è così che si fanno le cose in un paese democratico. Allora, ti candidi, arrivi in maggioranza al Parlamento, fai un disegno di legge, un referendum, e poi e lì si decide se questa Costituzione va bene o no. Non è che tu, allora, arriva al potere grazie a quella Costituzione e grazie anche a una legge elettorale, poi arriva al potere, fa il giuramento su questa Costituzione e poi dice che no, non va bene. Quindi questa veramente è una contraddizione. E questo, purtroppo, diciamo, ultimamente l'esercito sta appoggiando molto Kais Saied, e questo per noi è una cosa che ci spaventa, perché ormai siamo stati sempre fieri di un esercito. Tra l'altro nel 2011 ha rifiutato di sparare contro i cittadini, e quindi per noi quel gesto lì è stato veramente un onore per noi e anche per l'esercito. Oggi lo vediamo che insedia un Parlamento, che è un potere democraticamente eletto, e che impedisce il Presidente del Parlamento, che tra l'altro io sono totalmente contro questo Presidente del Parlamento, però è arrivato in modo democratico. Oggi un soldato impedisce un Presidente del Parlamento eletto in modo democratico, è diventato veramente pericoloso, e stiamo precipitando a una nuova dittatura, e spero che non diventasse anche una dittatura militare. Grazie. Bene, farei un'ultima domanda poi ad Arianna, Arianna e Matteo. Allora, voi avete parlato, mi ha incuriosito, del gennaio come il mese delle proteste tunisine. Ci volete spiegare perché proprio a gennaio e non a marzo? Sì, è scomparso un attimo Matteo, ma vado con... Sì, non riesco a attivare la telecamera, quindi vai tranquillo. No, in realtà appunto risale proprio al 2010-2011, perché Mohamed Mouazizi si è autoimmolato il 17 dicembre del 2010, aprendo così il via alle cosiddette primavere arabe, questo movimento di proteste che non riguarda solo la Tunisia, e il paese si è infiammato partendo proprio dalla regione di Sidi Bouzid, che è nell'entroterra della Tunisia, poi per arrivare fino alla capitale. E il giorno in cui Ben Ali lascia il paese è il 14 gennaio, quindi gennaio è sicuramente un mese simbolico per i tunisini. Poi comunque c'è da dire che in realtà da una parte un mese simbolico, dall'altra l'inverno sicuramente in certe zone è un momento complicato. Ci sono zone montagnose della Tunisia, per esempio, dove è impossibile avere riscaldamento, la situazione appunto di precarietà e povertà si fa sentire in maniera particolare all'inizio dell'anno, però c'è anche da dire che poi le proteste anche penso negli ultimi anni non si sono concentrate solo durante il mese di gennaio, ma hanno magari avuto inizio, sono esplose durante il mese di gennaio per poi continuare durante il resto dell'anno. Sicuramente però dicembre e gennaio sono mesi di anniversari e di scadenze che fanno sì che torni anche un'attenzione mediatica sulla Tunisia. C'è poi da dire appunto che per esempio il movimento che è nato un po' l'anno scorso nelle periferie delle grandi città, con questi giovani adolescenti che sono scesi in piazza per rispondere alla violenza di polizia
e che l'anno scorso, nel 2021, hanno dato insomma vita a questo movimento delle periferie che abbiamo seguito insieme a Matteo, poi hanno continuato a protestare fino a febbraio inoltrato, sono stati poi repressi con la forza, ma adesso penso ad altri movimenti, appunto il movimento di Agare, perché è questo movimento per chiudere questa discarica estremamente inquinante, invece è emerso e diciamo è anche stato raccontato in un momento particolare che era novembre ed era proprio durante la COP, quindi insomma un appuntamento che ha messo l'accento sulla questione del clima e le rivendicazioni appunto ambientali locali, e in quel momento c'è stato questo momento di protesta. Questo per dire che sicuramente gennaio appunto è un mese simbolico nel paese, ma che poi durante tutto il resto dell'anno ci sono tanti tanti movimenti sociali, tante proteste, c'è un'associazione tunisina che le conta, che è il Forum Tunisino per i Diritti Economici e Sociali, che è una delle principali associazioni qui, che le conta, e sono sempre migliaia le proteste ogni anno in Tunisia. Poi quante ne raccontiamo, questo è un altro discorso, perché appunto l'attenzione anche mediatica nostra sulla Tunisia ritorna solo in certi momenti, e questo va detto, ma non vuol dire che durante gli altri non succeda niente. Ultimissima domanda, ma ecco, state parlando di raccontare questa protesta, ma i media locali, cioè tunisini, possono raccontarle? Che grado di autonomia, di libertà hanno di raccontare ai loro lettori, al loro pubblico queste proteste che avvengono nel paese? Perché se c'è qualcuno che le conta, vuol dire che qualcuno le racconta. L'informazione circola. Sì, sì. Dal mio punto di vista, da quello che le proteste vengono contate, questa è una mia impressione, anche la stampa, a parte che dopo il 25 luglio bisogna un attimo capire quali sono i nuovi equilibri mediatici che si stanno formando attorno a quello che è successo il 25 luglio, diciamo che anche la stampa locale ha un minimo il focus quasi sempre, poi non so, adesso chiediamo anche ad Arena dopo, molto focalizzato su Tunisi. È abbastanza capitale centrica l'informazione qua nel paese, quindi le proteste vengono raccontate. Per esempio, quest'ultimo mese, come dicevamo prima, è ripreso il sit-in di Al-Khamur per delle proteste legate a un accordo firmato nel novembre 2020, dove si promettevano degli investimenti nella regione che non sono mai arrivati. Questa cosa è stata raccontata nei media, ma è stata riportata come una notizia, cioè non ci sono state grandi reportage sul campo. Poi ci sono anche dei media, diciamo un po' più indipendenti, che sono usciti dopo la rivoluzione del 2011, come Nawet e Inkifada, sono due piattaforme che fanno un grandissimo lavoro su questo, raccontano, analizzano e fanno un grandissimo lavoro. Al-Katiba anche lavora in arabo. La stampa, quella un po' più legata anche a quello che è successo prima, nel 2011, che era già insomma stabile, lo racconta, ma più che raccontare, secondo me lo riporta. E ci sono state anche altre manifestazioni a Kebili, dove c'è stata una protesta per degli stipendi non pagati, c'è stato uno sciopero recentemente del settore ferroviario qua in Tunisia che è stato riportato. Le proteste di Agareb sono state anche lì raccontate, non in maniera molto approfondita. Inkifada ci ha fatto un lavoro, anche Arianna che l'ha firmato insieme a un'altra giornalista italiana, l'ha raccontato molto bene. Però sì, secondo me quello che io rimarco personalmente, anche come lettore insomma della stampa locale, è che poi gran parte delle informazioni sia sempre un po' focalizzata su quello che succede qua nella capitale, ci sia un po' più uno sfaldamento, una sorta di perdita di informazioni rispetto a quello che succede anche più nell'entroterra. Non so se Arianna può confermare questa cosa.
Sì, assolutamente, nel senso che sono d'accordissimo con Matteo per quanto riguarda i quotidiani appunto tunisini che ci sono e fanno informazione, questa informazione è molto tunisocentrica e lo si vede anche perché per esempio quando si viaggia verso sud, intanto a partire da fuori dalla periferia di Tunisi scompaiono i quotidiani in francese e restano solo quelli in arabo per insomma ragioni evidenti perché è un paese in cui si parla e si legge l'arabo. E poi scendendo, andando verso sud, molto spesso non vengono neanche più venduti, non si trovano. Però c'è da dire questo, non bisogna pensare che... perché evochiamo concetti molto grandi, no? Come democrazia, dittatura. In Tunisia c'è un grande movimento appunto che è emerso nel 2011, che è sfociato in tanti modi diversi nella società civile. Tra le varie associazioni della società civile, tra cui quella che ho citato prima, ma tante altre che fanno davvero un lavoro enorme e che monitorano non solo le proteste, ma per esempio appunto non so, le partenze, che monitorano le violazioni dei diritti umani, sociali, economici, ambientali, che fanno un enorme lavoro, una parte di questo movimento nel 2011 è poi sfociato in tante piattaforme giornalistiche e mediatiche che hanno approfittato della libertà di stampa per anche appunto dar vita a delle piattaforme come quelle che citava Matteo, che sono molto nuove, molto innovative, più di tante piattaforme italiane, molto giovani e che fanno comunque un grande lavoro ed è importante che ci siano perché finché ci sono in qualche modo possono anche fare un lavoro di contestazione con conseguenze in maniera forse diversa da come lo si farebbe fuori da questo paese, però appunto esistono e vanno ricordate, sì. Grazie. Adesso, se volete rimanere in collegamento, magari dopo possiamo fare una chiusura. Anzi, la domanda ve la faccio subito, così poi vi lascio liberi. Stiamo sempre oggi parlando così sulla situazione e pare che il nuovo governo abbia previsto una specie di agorà tunisina dove i cittadini possono intervenire facendo delle proposte, insomma, online. Allora la domanda che mi è venuta da fare a Magiret, ma allora dico la Tunisia ha un grado di digitalizzazione superiore all'Italia, è così? Cioè questa proposta dell'attuale presidente può avere successo, nel senso che i tunisini sono tutti attrezzati per intervenire online e far sentire la loro voce? Dico una cosa in 30 secondi. Queste consultazioni online che si dovrebbero fare dal 1 gennaio al 20 marzo del prossimo anno, io vorrei vedere il 21 marzo 2022 chi ha votato diviso per regioni. Sarebbe un bel lavoro da fare, vedere un po' l'accesso anche alla digitalizzazione di questo processo che vuole fare Saied. Si risponde un po' da solo, cioè usciti da Tunisi, anche lì non penso che questa idea di Saied possa in qualche modo rispecchiare poi una consultazione che sia veramente nazionale. Poi queste consultazioni verranno fatte sia online che di persona a livello di delegazioni, quindi diciamo che poi il discorso, l'intenzione è quella di inglobare poi tutta la popolazione tunisina, però dubito il livello di digitalizzazione per rispondere alla domanda di per sé, non è così diffuso e non ci sarà forse neanche troppo interesse. Questa cosa la scopriremo. Diciamo che Saied, anche lanciando queste consultazioni popolari e diffondendole online, va a giocare poi su un suo possibile elettorato il giorno in cui vorrà poi anche forse presentarsi alle elezioni direttamente, perché ricordiamo che lui non ha un partito dietro e non ha ancora in realtà sciolto le sue riserve su cosa vorrà fare il prossimo anno, però lui è la sua fascia di riferimento, è anche quella un po' più giovanile, diciamo, quindi ha giocato un po' in casa, se possiamo fare una prima analisi rispetto a quello che è successo poi pochi giorni fa, insomma, rispetto a questo annuncio.
Se posso aggiungere una cosa, se queste consultazioni fossero fatte in maniera controllata, quasi potrebbero in qualche modo ritorcersi contro lo stesso Sayed, perché come dice Matteo, appunto l'accesso a internet semplicemente è concentrato in certi punti, ma ci sono zone, villaggi, regioni che hanno più difficoltà ad avere un accesso a internet, o dove per esempio chi vuole avere accesso a internet si ritrova magari nell'internet point ma non dispone dell'internet a casa. Cioè, esiste un movimento digitale in Tunisia, e ricordiamo che appunto anche prima della rivoluzione esisteva, esiste tuttora un movimento di blogger e ci sono tantissimi i membri della società civile tunisina e in generale i tunisini che usano Facebook, per esempio. Però ovviamente la questione dell'accesso a internet e di quanto sia realmente democratica questa misura, perché poi è questo l'obiettivo, si pone, ma il punto secondo me non è tanto chi ha o meno l'accesso, ma quanto questa misura serve poi a legittimare quella che è l'idea di Kais Saied, che è applicare questa sua utopia, questa sua idea di democrazia diretta, popolare, questo rapporto che lui vuole instaurare con il cittadino senza avere intermediari, che si tratti di sindacati, di partiti, di collettivi, di movimenti, questi non li vuole avere, vuole instaurare un rapporto diretto con i tunisini. Come farlo? Si può fare anche attraverso, in questo modo qui, nella sua idea appunto di legittimarsi, però è un'operazione di legittimazione in qualche modo, perché comunque chi controllerà queste consultazioni, a cosa porteranno, non è ancora stato chiarito, cioè se si tratta di dare consigli, a chi li si dà, a una costituente, no? Questa non è stata ancora citata, non si sa chi scriverà questa costituzione, c'è addirittura chi dice che è stata già scritta, che esiste già, e quindi c'è da chiedersi poi se questo referendum stesso non sia in qualche modo un tentativo di appunto di plebiscito, di legittimarsi di fronte a una volontà popolare che però un conto è verificarla nelle urne, un conto è verificarla appunto online. Secondo me è interessante, sarà interessante da seguire, anche perché appunto, come ricordava Matteo, le scadenze sono, insomma le date che sono state indicate sono 1 gennaio e 20 marzo. 20 marzo insieme alle altre date che ha indicato poi per il giorno del referendum, che è il 25 luglio, e il 17 dicembre 2022, giorno delle legislative, sono tutte date simboliche che ancora ritornano appunto a richiamano quest'idea di democrazia utopica che lui ha, di utopia, insomma, di stato utopico che lui ha, che sono per il 20 marzo è il giorno dell'indipendenza nel 56 della Tunisia, il 25 luglio è il giorno della festa della Repubblica, nonché del colpo in mano di Kais Saied e di tanti altri eventi che si sono svolti in questo paese, e il 17 dicembre, cioè oggi, insomma, anniversario della rivoluzione. Quindi appunto bisogna un attimo capire quali sono poi le reali intenzioni del presidente e come userà questo metodo e la Tunisia si riconferma un laboratorio comunque politico. Grazie. Quindi la Tunisia sta applicando il metodo 5 Stelle, insomma, Movimento 5 Stelle accoppiato dall'Italia, la piattaforma Rousseau. Apriamo una buona parentesi per qualche domanda. Erika. Scusa. Volevo conoscere la diffusione del grado di istruzione scolastico e il ruolo dei docenti, anche universitari, in generale degli intellettuali. Penso sia una domanda rivolta a Matteo o Arianna. Sì. Uamaggi anche. No, posso dire una cosa? Perché... allora, ci sono sicuramente tanti intellettuali che sono emersi dopo prima e dopo il 2011, perché
c'erano molto spesso e poi hanno potuto esprimersi dopo il 2011, sono potuti rientrare in patria, hanno potuto fare un lavoro di riflessione sulla Tunisia. C'è una grande riflessione comunque in corso sul processo politico che vive questo paese, che è fatta da intellettuali uomini e donne tunisini qui. Ci sono delle università, ci sono moltissimi professori universitari, insomma, come in qualsiasi paese, ma il livello di istruzione è comunque abbastanza elevato. Poi dipende sempre dalle zone, perché c'è sempre questa enorme differenza tra appunto i poli urbani, le città le regioni e le zone appunto un po' più marginali. Diciamo che l'istruzione è stata anche politicizzata in passato, perché è stata usata da Bourguiba in qualche modo per vendere anche il sogno di ai tunisini, alle tunisine, ai giovani, il sogno di riuscire la propria carriera in questa Tunisia forte, indipendente. Purtroppo oggi c'è un po' questo senso anche di frustrazione nei confronti dell'accesso all'istruzione stessa, nel senso che molto spesso ci sono moltissimi laureati che però non trovano lavoro nel proprio ambito e che lasciano il paese, e moltissimi anche dei laureati soprattutto in determinate professioni che magari sono quelle di cui il paese tra l'altro avrebbe bisogno, penso per esempio ai medici, lasciano la Tunisia. E l'anno scorso si contava, adesso non ricordo la cifra precisa, ma era comunque una percentuale altissima, però si contava per esempio quanti medici neolaureati erano rimasti nel paese, e erano pochissimi, perché ovviamente lavorare qui significa lavorare in condizioni pessime e per stipendi inesistenti. Quindi l'accesso all'istruzione c'è, ci sono anche delle buonissime università e credo che Majdi insomma possa confermarlo, però poi che cosa si fa della laurea o che cosa si fa appunto di quello che si è appreso, questa è un'altra questione. Non so se volete aggiungere qualcosa, Matteo e Majdi. Mi leggo un secondo per dire che proprio oggi a Sidi Bouzid, che è la città della rivoluzione del 2011, un po' la città simbolo, oltre ad esserci stato un evento legato alla commemorazione di quello che è successo 11 anni fa, c'è stata anche una protesta appunto dei laureati disoccupati, che sono quei famosi laureati come dice Arianna, che poi non trovano lavoro e stanno protestando da molto tempo, ormai da molto più di un anno e quant'altro. Sul livello di istruzione, se andiamo anche un po' prima, a livello proprio liceale e anche di scuola primaria, in questo momento c'è un grave problema anche di abbandono scolastico, insomma, c'è, adesso sempre l'EFT tedesche, a cui piace contare tanto e conta bene, se non sbaglio ha stimato un abbandono scolastico di 80.000 alunni all'anno, che per un paese come la Tunisia è qualcosa di enorme, e diciamo che 80.000 abbandoni scolastici all'anno rappresentano una piaga anche per le prospettive future di queste nuove generazioni, ricordando che la Tunisia, come abbiamo potuto vedere, come ho visto anche Youssef e Giovanni, è un paese molto molto giovane, e questo poi, cioè, adesso queste cose non si vedono, ma rischia che tra qualche anno diventerà evidente, e ci potrebbe essere anche una vera degradazione da un punto di vista di istruzione base, diciamo. Adesso vorrei anche lasciare la parola a Majdi se ha qualcos'altro da aggiungere, insomma. In realtà il tasso di analfabetismo in Tunisia si è aumentato in questi ultimi anni, e diciamo adesso siamo il 15% della popolazione è analfabeta, quindi su una popolazione che è stimata di 11 milioni. C'è anche, come diceva Matteo, l'abbandono scolastico. L'università, è vero che c'è una università, diciamo che è ricca da vari universitari, però purtroppo in questi ultimi anni ci sono tanti universitari che hanno lasciato e sono andate ad altri paesi perché trovano più opportunità, ma anche dal punto di vista diciamo retribuzione sono ben pagati. In realtà in Tunisia c'è poco investimento, per dirti che io sono stato ancora al Parlamento e il Ministero dell'istruzione o al Ministero dell'insegnamento superiore, quindi hanno il budget del bilancio più basso, quindi quasi noi non investiamo nella ricerca scientifica in Tunisia,
la povertà educativa, ci sono ancora dei ragazzi che corrono tipo 10 chilometri per arrivare a scuola, ci sono alcuni ragazzi che sono morti in strada perché c'è anche ultimamente c'è la ragazza Mahagat Ghadi che è morta perché doveva raggiungere la scuola, però è caduta dentro in un fiume. Alcuni ragazzi che subiscono anche dei violenze nelle strade perché finiscono tardi, tornano tardi a casa, quindi sono veramente cioè la loro vita è veramente minacciata, e alcuni di loro vengono praticamente per causa di problemi economici lasciano la scuola, quindi c'è un grande problema e quindi questo anche necessita anche un forte interesse da parte dell'Unione Europea, ma anche dall'Italia, riguardo tutti i progetti di cooperazione e di sviluppo che possono trovare anche un modo per accedere anche a queste persone e anche ragazzi. Vediamo anche questo anno sono arrivati quasi 2600 minori stranieri non accompagnati di origini tunisini, sono tutti studenti, sono tutti ragazzi che non hanno le scuole, che non hanno ancora avuto 18 anni, meno tra fascia di età tra 12 e 16 anni, quindi sono ancora allievi, frequentano ancora scuole, però scelgono di abbandonare la scuola per prendere il barcone e venire in Italia. Quindi è un problema, parlo dal punto di vista politico, c'è poco investimento, visione, non c'è una visione, un ministero che veramente soffre ancora e ha tanti problemi, soprattutto da parte di problemi sindacalisti e anche problemi di investimenti e anche di finanziamento da parte dello Stato, soprattutto in questo settore. Posso aggiungere una cosa? Sarebbe interessante capire cosa poi farà appunto il presidente, che è un costituzionalista nonché ex professore, e la sua premier, che viene comunque dal mondo dell'accademia e ha lavorato al Ministero dell'Educazione. Quindi insomma, penso e presumo che per un governo e un potere politico che viene fuori da questo mondo dovrebbe essere una priorità, però per ora non è stato così. Tra l'altro il presidente attuale è stata praticamente caricata da parte della Banca Mondiale per sviluppare l'infrastruttura dell'insegnamento superiore e anche dell'insegnamento tipo nelle università, però a 10 anni alla fine non ha portato nulla, quindi chiaramente che ha fallito, e questo lei lo dichiara chiaramente che lei ha fallito per investire questi soldi della Banca Mondiale a sviluppare la ricerca scientifica in Tunisia. Intanto io volevo chiedere la condizione, così volevo chiedere intanto la condizione della donna in Tunisia, sia nel lavoro, sia lo stipendio. Volevo sapere questo, la donna come vive, come si rapporta. Grazie. Arianna, facciamo. Vabbè, poi chiederò appunto sempre una mano a Matteo e Majdi, che ci completiamo a vicenda nel discorso. È una domanda difficile, perché la donna è come se ci chiedessero la situazione della donna in Italia, nel senso che ovviamente ci sono tante situazioni diverse. Bisogna un po' uscire dall'idea che noi abbiamo della Tunisia come di un paese in cui appunto, solo per il fatto che è un paese musulmano, magari le donne non partecipano alla vita sociale, vita pubblica, perché non è così, perché ci sono tante donne attive, esistono movimenti femministi che rivendicano anche proprio la posizione delle donne a livello sociale. La donna è stata anche oggetto in passato appunto sempre di
politiche comunque in qualche modo avanguardiste nella regione che fanno sì che qui esista il diritto al divorzio, il diritto all'aborto e che ci siano tutta una serie di diritti. L'ultima, la legge 172, se non sbaglio, che è stata approvata nel 2017, che è una legge contro la violenza di genere comunque molto avanti e molto avanzata, non solo nella zona appunto del mondo arabo, ma direi anche rispetto a tante altre leggi nel mondo. Però bisogna poi andare ad analizzare un attimo sempre la situazione rispetto alle regioni, al diverso contesto sociale ed economico, perché dall'altra parte c'è da dire che sono tantissime le donne che vengono sfruttate in Tunisia come manodopera femminile a basso costo. Questo succede essenzialmente in due settori in cui comunque noi come Unione Europea abbiamo un'enorme responsabilità e come comunità internazionale in generale, ovvero in tutto ciò che è l'industria. Prendo per esempio l'esempio appunto del tessile, dove lavorano tantissime donne tunisine pagate una miseria per fare quello che si chiama fast fashion, cioè per cucire e imballare i nostri vestiti, perché quelle le aziende che hanno delocalizzato in Tunisia a partire appunto dagli anni 70 in poi, seguendo questo movimento di liberalizzazione del paese, sono le nostre aziende, sono le aziende europee che usano questa manodopera femminile a basso costo. L'altro settore dove succede è l'agricoltura. C'è un enorme problema di sfruttamento delle donne tunisine delle regioni nei campi, nelle monoculture, che spesso sono monoculture dedicate all'export, dove si coltivano dei tipi di frutta e verdura che vengono esportate essenzialmente verso l'Unione Europea. In questi campi si sfrutta la manodopera femminile, perché ovviamente, nonostante appunto io ho citato alcune tra le leggi più importanti per il paese, ma ovviamente il lavoro femminile in qualche modo costa ancora meno e viene usato in quanto tale, quindi c'è comunque da tenere presente che sulla carta ci sono tanti diritti a livello legislativo che si possono far valere, ci sono poi situazioni diverse in base alla regione, al contesto, e esiste questo problema dello sfruttamento della manodopera femminile. Poi ho fatto un discorso molto generico perché penso appunto che non voglio generalizzare, non so se Matteo e Majdi mi possono aiutare a fare questa cosa. Sì, è complicato perché il rischio di generalizzazione è tanto, però sul ruolo della donna e quant'altro non ho niente da aggiungere rispetto a quello che dice Arianna. Diciamo che a volte la retorica, soprattutto qua in Tunisia, è stata molto, è un paese che si è sempre detto comunque come il paese dei diritti civili, per i diritti delle donne, c'è stato un codice dello stato personale già risalente agli anni 50, che garantisce molti molti diritti. C'è stato anche un uso politico di questa cosa che è andata avanti dagli anni 50, dall'epoca di Bourguiba, di Ben Ali, e continua ad andare avanti. Infatti, come diceva anche Majdi giustamente prima, la nomina della prima premier donna del mondo arabo, sì, è vero, è evidente, però se si vanno poi a vedere i reali poteri di azione del governo Boudin Romdan, sono abbastanza limitati. Quindi bisogna sempre poi andare a ragionare sul lato pratico della questione. E diciamo che sì, comunque, e rispetto anche a questa retorica, diciamo che la violenza di genere in Tunisia, ma come in Italia, come tanti altri paesi, insomma, il mondo è ancora un tema profondissimo e ci sono gravissime violazioni anche della libertà individuale di essere donna qua in Tunisia, anche dai racconti
che si possono sentire, insomma, non so se Majdi... Ah no, poi un'altra cosa che vuole... Infatti questa è una domanda che in realtà vorrei poi fare a Majdi. C'è una legge elettorale anche qua in Tunisia abbastanza avanzata che dava delle liste bloccate anche a livello di candidatura uomo-donna, e anche in vista questo della prossima scadenza elettorale, della nuova legge elettorale che si farà nel 2022, sarà interessante capire poi che spazio darà Saïed anche a questo tipo di tematica, che comunque è abbastanza importante. Comunque la Tunisia è in Parlamento, ha uno dei tassi di deputate e parlamentari donna più alto anche qua nel mondo arabo. Grazie per la domanda. Allora io vorrei dire io vorrei dire come partito La Corrente Democratica siamo noi primi a difendere la parità tra sessi nell'eredità perché e quello ci è costato molto, nel senso che dal punto di vista elettore, però comunque noi abbiamo siamo convinti di una Costituzione oggi che c'è dentro questa Costituzione, che c'è questa parità di genere, ma anche parità tra uomini e donne, quindi per noi è necessaria una legge di parità entrambi i sessi nell'eredità, che il presidente attuale rifiutava totalmente questa parità. E lo ha dichiarato chiaramente. Io, come dicevo, lui proprio rappresenta un'altra forza conservatrice, quindi non è che che porterà dei progressi, anzi io adesso mi preoccupa veramente come diceva Matteo, come saranno la prossima legge elettorale e continuerà la rappresentanza femminile sia dal punto di vista delle rappresentanze politiche che anche nelle rappresentanze dei governi locali, municipalità. Oggi si parla di abolire anche le leggi elettorali sui municipi, quindi prima si parlava di un altro programma del Presidente. Adesso non se ne parla più, non so se lui ha lasciato quel programma o continua ad averlo, quindi siamo proprio in bilico, non sappiamo che cosa sta accadendo, però dal punto di vista diritti le donne c'è un grande movimento femminista in Tunisia, c'è anche delle associazioni, io conosco la TFD, che è l'Associazione delle Femmes Démocrates, che è un'associazione che ha lottato molto dall'epoca di Ben Ali fino ad oggi. Ci sono anche le associazioni delle donne per la ricerca e lo sviluppo, quindi c'è tutto un movimento in Tunisia e continua ad essere, e secondo me hanno veramente adesso un ruolo molto importante, soprattutto in questa fase fase storica in cui la Tunisia vive. Andiamo verso la chiusura, l'ultima domanda Gianni, va bene? Sempre a proposito di questo argomento, vorrei ricordare che l'insegnante tunisina Soldane, che abbiamo invitato in una precedente edizione, indicava come una conquista delle donne tunisine la legge costituzionale del 2014 che aboliva la differenza di genere e riconosceva tutta una serie di diritti per le donne tunisine. Quindi questa è, non so se voi avete avuto questa impressione, però la svolta dal punto di vista femminile della donna tunisina è legata a questa legge costituzionale del 2014. Dico una cosa. Vai.
No, assolutamente. Ci sono due cose da prendere insomma, in considerazione, che non è più applicata, nel senso che appunto si va verso un referendum costituzionale e come diceva Matteo prima e l'ha ribadito anche Majdi, bisogna capire verso, insomma, verso cosa si sta andando e come anche la questione di genere si inserisce in tutto questo. Poi, ripeto, a livello legislativo la Tunisia ha, al di là anche della Costituzione, ha una serie di diritti che esistono e che possono essere fatti valere appunto a livello giudiziario, ma il punto poi, il problema sta nell'applicazione delle leggi. Io una settimana fa ho partecipato alla manifestazione femminista che è stata appunto indetta qui a Tunisi da un collettivo di 9 associazioni, tra cui quelle citate da Majdi, e quello che veniva chiesto è l'applicazione delle leggi che esistono, non nuove leggi, ma proprio appunto l'applicazione di quelle che ci sono. Anche per questo è emerso un movimento nel 2019 che si chiama Enaseda, che in tunisino vuol dire Me Too, che è stato un po' il Me Too tunisino, cioè un'ondata di denunce sui social che chiedevano non solo la fine appunto della violenza di genere, ma proprio l'applicazione della legge. È ovvio che poi quando si parla di Costituzione è ancora più complesso questo discorso, perché in Tunisia manca la Corte Costituzionale, quindi se anche una donna che subisce violenza, discriminazione o che fa appello ai principi enumerati nella Costituzione vuole farli valere, oggi, ad oggi, manca la Corte Costituzionale e quindi non si può andare insomma fino in fondo al processo. Però appunto poi la questione sicuramente a livello legislativo sulla carta è uno dei paesi che ha le leggi più avanzate sulla questione di genere, ovviamente appunto poi bisogna andare a constatare nella realtà se queste vengono applicate o meno e come vengono applicate, ecco. E qui si diceva anche in Italia capita questo, quindi abbiamo... Sì, prego. Intanto volevo ringraziare i giornalisti perché il lavoro che fanno, io leggo le vostre cose sul manifesto, è fondamentale, altrimenti non capiremmo queste cose. Le vedo dall'Italia queste cose, non per fare dei confronti, ma per farmi una domanda, che è la domanda: quale democrazia possiamo costruire o mantenere? Vedo dall'Italia, perché non solo dall'Italia, quando c'è una giornata di sole noi vediamo Pantelleria, no? Ma perché abbiamo dei problemi, pure qua. Non dico comuni, ripeto, non faccio un confronto, ma mi pongo una domanda. Come è possibile costruire o mantenere una democrazia in un paese in cui ci sono tali disuguaglianze sociali? Prima questione, che sono acuite, sono aumentate anche per questi drammi di questi 2 anni ovviamente, ma che sono uscite fuori. E poi la questione del potere, perché diceva poco fa, avrei detto anch'io, intanto c'è il problema dell'equilibrio dei poteri, e lì manca, dicevi adesso, la Corte Costituzionale, manca questo rapporto, questi corpi intermedi. In Italia mi sembra che su questa cosa ci sia una discussione e anche un tentativo ben preciso. E poi la questione, andate alle elezioni senza avere un elemento di confronto su quale sarà la nuova Costituzione dopo quella del 2014. Si va, secondo, con questo discorso di, come dire, deprezzamento dei partiti, c'è qualcosa di comune anche qua, mi pare, che sono tutti così, per la democrazia diretta. Secondo me si va verso una forma di presidenzialismo accentuato. Non è 5 Stelle, scusa. C'è qualcosa anche qua che nasce da altra parte. Grazie. Grazie. Direi che adesso che ho le domande
risponderà dopo Masidi. Un'ultima domanda per tutti, in questo caso a Giovanni e a Youssef. Allora, voi avete girato, cioè siete andati in Tunisia a raccontare una storia delle storie, per riportarle in Italia sostanzialmente e farle conoscere al pubblico italiano. Due domande. La prima è questa: ma queste storie o altre storie esistono? Dei filmmaker, come si chiamano, insomma, quelle persone che fanno questo, la vostra professione, anche in Tunisia, che raccontano ai loro cittadini le loro storie o le storie che ovviamente meritano di essere raccontate. La seconda domanda è questa: io credo che voi stiate facendo, abbiate fatto, tra l'altro siete stati premiati al premio Morione di Torino, no? Si svolge al Torino, perché danno un'idea, insomma. Qual è la reazione che voi incontrate del pubblico italiano, sorpreso quando vedono alcune storie, o qual è, insomma, cambia un po' la visione della realtà? Avete questa impressione che questi film aiutino a cambiare la percezione che gli italiani hanno della realtà migratoria? Ti rispondo innanzitutto a tutte e due le domande un attimo, poi casomai passo la parola a Giovanni. Sì, ci sono filmmaker molto bravi in Tunisia che fanno un lavoro veramente ottimo, e anche vari freelance, quindi subiscono tutte le difficoltà del caso, di quelle che subiamo anche noi qui in Italia e in Europa. E basta pensare che noi lo scorso anno, quando siamo stati a Sidi Bouzid in occasione del 10° anniversario della rivoluzione tunisina, con noi c'era un filmmaker tunisino del luogo, ci sono fotografi molto molto bravi, quindi insomma diciamo che c'è vari giovani che raccontano il proprio paese, come prima pure dicevano Matteo e Arianna. Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè il nostro obiettivo, oltre a cercare di cambiare un po' la narrazione che si fa sul fenomeno migratorio, era anche quello di capire, far capire le scelte politiche dell'Italia, nel senso, adesso forse poi il dibattito si è spostato sulla Tunisia, ovviamente, perché l'evento era incentrato sull'università della rivoluzione, però nel documentario vediamo che l'Italia deve essere un attimo chiamata in causa nel cercare di capire anche un po' che scelte e che accordi stringe con certi paesi, e soprattutto, insomma, si parla sempre della solita logica emergenziale, no? Vediamo nella nota verbale presentata ci sono altri 30 milioni per il prossimo biennio, insomma, per risolvere sempre la questione migratoria, quindi metti una pezza a una questione che è molto più complicata, che di anno in anno dici ok, 30 milioni, 10 milioni, 8 milioni, però il problema, la questione rimane, ed è molto più difficile, insomma, è più profonda di quello che è ok, ti do i soldi, tu esternalizzi le frontiere, non mi fai partire la gente, io sono contento perché la mia opinione pubblica non vede gente arrivare con i barconi in Tunisia e poi quindi li rimando indietro. Quindi l'obiettivo non era soltanto cercare di cambiare la narrazione che si fa del fenomeno migratorio, ma anche appunto raccontare sia il trattamento che subiscono i migranti una volta che arrivano in Italia, quindi mancanza un'informativa legale, diritti violati all'interno dei CPR, come raccontava prima anche Magi la storia del 26enne tunisino. Quindi è un mosaico un po' più complicato di quello che appare. E per quanto riguarda il riscontro, diciamo che c'è abbastanza interesse da parte anche dell'opinione pubblica italiana nel conoscere un certo tipo di storia, un certo tipo di dinamiche politiche. Io ho pretese molto più basse, cioè nel senso, non, secondo me non è che bisogna mettersi dall'altra parte, quindi aspettarsi qualcosa dal pubblico, da chi guarda un lavoro, o fare qualcosa affinché cambi qualcosa. Uno fa un po' questi lavori, o personalmente faccio questo tipo di lavoro più per un'esigenza quasi di interesse personale, cioè una storia che merita attenzione, ma senza pretendere dall'altra parte che ci sia un cambiamento, anche perché poi diventa casomai attivismo e non giornalismo, e è un po' sbagliato magari confondere i due livelli. Lo so. Va bene, grazie. Adesso io passo per proprio la chiusura a Masidi. Prima però voglio dire una cosa, confermare alcune cose. Allora non farò i nomi, però
Voi sapete che qua vicino a San Giovanni in Manignano c'è, noi abbiamo un distretto tessile con 3-4 aziende della moda molto famose, rinomate. Bene, vi posso assicurare che i capi di abbigliamento, come si chiamano quelli, insomma, di costo medio-basso, prêt-à-porter, non sono un addetto, vengono fatti in Tunisia, in fabbriche tunisine, probabilmente dove lavorano quelle donne di cui parlava Arianna prima. La seconda cosa che voglio dire è che i pescatori dei pescherecci del porto di Rimini, i pescherecci sono prevalentemente di proprietà di lampedusani, sono tunisini, quindi manodopera che lavora su queste barche, perché i locali, giovani o meno giovani, il lavoro del mare non lo apprezzano più come un tempo. La terza cosa che voglio aggiungere, lo abbiamo trattato l'anno scorso, purtroppo non in presenza perché per il Covid non si poteva, abbiamo fatto solo una trasmissione televisiva con Icaro, però abbiamo invitato uno storico, Marcello Bivona si chiama, adesso il titolo del libro non lo ricordo, però lui racconta la storia di migranti siciliani e sardi in Tunisia alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. A Tunisi, in Tunisia, c'erano 100.000 italiani. Addirittura c'erano a Tunisi dei quartieri dove si parlava della piccola Sicilia, della piccola Sardegna, della piccola Calabria, tanto erano grandi queste comunità. Ed erano andati lì, erano agricoltori, poi magari sono cambiati. E c'è una cosa molto carina, perché questo libro racconta, per esempio, voi sapete che una attrice famosa in Italia, Claudia Cardinale, è origine, e lei vinse, adesso non mi ricordo esattamente in che anno, però all'inizio del Novecento, 1920, insomma, cominciò la sua carriera cinematografica, fra virgolette, vincendo un premio di bellezza in quel di Tunisi. Quindi la distanza di 120 chilometri, come diceva Masi prima, non è recente, viene da molto lontano. Anche noi siamo andati e siamo sbarcati da loro quando c'era il protettorato francese prima dell'indipendenza. Poi sono stati va bene, questa è un'altra cosa. Sì, non è andato a fare l'agricoltore, però va bene. Adesso chiederei, per chiudere, insomma, questa era giusto qualche nota, un po' di insomma, è giusto saperlo, anche noi siamo andati da loro, non solo loro vengono da noi. Masidi, devi chiudere, rispondere a qualche domanda, e poi, insomma, noi siamo ansiosi di sapere, ma insomma, in questi 10 anni qualcosa è migliorato, lasciaci con questa speranza, insomma, no? Visto che la Tunisia è il paese arabo più avanzato per tante cose, insomma. Certo, allora non rimaniamo con... ecco, io sono sempre appassionato del cinema italiano, della letteratura, ma anche di un scrittore, di Gramsci, che lascia per me questa, diciamo, questo detto che dice che io sono tra il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Quindi c'è la volontà, e abbiamo veramente conquistato tanti diritti, tanti anche, diciamo, il cammino verso le libertà, il cammino verso la democrazia è ancora, e quindi noi siamo giovani, ancora c'è pazienza, e quindi questo che ci rende un po' anche diciamo ottimisti. La cosa che mi preoccupa davvero è che siamo davanti, come diceva Youssef e anche Giovanni, che ci sono vari registi tunisini, e purtroppo non arriva il prodotto culturale in Italia, perché io vedo noto ultimamente un'Italia e anche un'Europa che si rinchiude su se stessa, molto impaurita, molto, diciamo, xenofoba, e dall'altra parte c'è una Tunisia che si apre, che vuole anche raccontare al mondo una storia, che vuole raccontare al mondo tutta una serie di cose, di giovani che sognano, di donne che vogliono raccontare al mondo anche le loro esperienze. Quindi questo che mi preoccupa molto, che cioè abbiamo una diplomazia, penso, in Tunisia peggio, e si è peggiorato in quest'ultimo momento, perché non c'è una diplomazia culturale. È quello che conta oggi, di come far arrivare il prodotto culturale, perché secondo me la cultura è
come dicevi, i pescatori, quindi hanno pescatori e anche hanno portato tutta una serie, diciamo, di valori, ma anche di racconto. Vediamo tipo Mazara del Vallo e quasi da tunisina, e anche addirittura ci sono ancora luoghi tunisini. Io oggi la cosa che mi preoccupa è che cosa chiediamo dall'Italia? Chiediamo che davvero l'Italia bisogna che rispettasse i diritti e che rispettasse tutte le convenzioni internazionali, perché come sapete, io vi dico una cosa, che purtroppo noi durante il lockdown l'Italia qua ha subito tutta una, diciamo, la pandemia, e durante quel lockdown qua tutto si sta chiudendo, però dall'altra parte del porto di Salerno partono delle navi in cui ci sono container con dei rifiuti e sono state mandate in Tunisia. Sono arrivate 7.900 tonnellate di rifiuti e sono entrate in modo illegale in Tunisia. Ancora, come diceva Arianna, abbiamo dei problemi enormi d'ambiente. Un paese come la Tunisia non ha nessun modo per gestire i suoi rifiuti. Accetta dei rifiuti che vengono dall'Italia e poi le indagini hanno scoperto tutta una serie, diciamo, di rete di criminalità che hanno portato questi rifiuti in Tunisia. La magistratura italiana, la corte del Lazio ha condannato l'azienda e la regione Campania e l'ha costretta a rimpatriare questi rifiuti. Questi rifiuti sono ancora in Tunisia, fermi, più di un anno e mezzo, al porto di Sousse. Quindi io dico, ma rifiuti da un anno e mezzo, nonostante tutte le leggi, anche l'ONU, l'ultimo rapporto dell'ONU dei diritti umani, ha condannato questa vicenda e ha costretto, ha sollecitato l'Italia di rimpatriare questi rifiuti e ancora questi rifiuti stanno in Tunisia. Un immigrato tunisino viene in Italia in modo illegale, 3 mesi e subito rimpatriato. Quindi qua una spazzatura vale più di un essere umano. E questo è il problema in cui noi viviamo. Quindi vogliamo che questi diritti diventino veramente universali e che veramente quando si parla di diritti non c'è nessuna differenza tra genere e nessuna differenza tra uomini, donne e anche colore e nazionalità. Quindi quello che noi chiediamo veramente e che il diritto di vivere in un ambiente sano, come qua in Italia abbiamo, ci fa male quando abbiamo ascoltato i Terre dei Fuochi e quello che è successo tipo nelle zone a Napoli, anche da noi in Tunisia ci fa ancora male e quindi l'Italia deve assumere la sua responsabilità e rimpatriare immediatamente questi rifiuti. Grazie, io chiudiamo la serata qui, chiaro che i discorsi, argomenti insomma sarebbero tanti, quindi potremmo andare avanti ancora chissà quanto. Io ringrazio tutti quanti i nostri ospiti, cioè Arianna e Matteo da Tunisi, in quel di Tunisi come diciamo noi, poi Giovanni e Youssef e Magidi che avete ascoltato, parlamentari tunisino disoccupato visto la situazione, quindi ringrazio anche voi che avete avuto la pazienza insomma di restare fino a quest'ora. Grazie e ci vediamo al prossimo appuntamento che organizzeremo. Grazie, grazie di nuovo a tutti. Grazie a tutti.